Buonasera. Se la vita di un uomo potesse essere ridotta alla sola dimensione di un racconto, alla dimensione romanzesca, che vita è stata e che fine quella di Giuseppe Insalaco, sindaco di Palermo per 100 giorni, assassinato circa 3 anni fa, la sera del 12 gennaio 1988. Telefono giallo oggi è dedicato dunque alle vicende, conturbanti, inquietanti, solo in parte comprensibili, alla vita difficile da capire di un uomo come Insalaco, difficile anche nei canoni già così ardui della carriera di un uomo politico siciliano. Telefono giallo di questo parlerà. Sentirete parlare di danaro, di maneggiato con disinvoltura, di rinvio a giudizio, di tangenti, di appalti, di soldi mal spesi, ma sentirete soprattutto parlare della vita di un uomo che è figurata nelle pagine della cronaca nera, ma potrebbe altrettanto bene essere apparsa nelle pagine di una commedia di Pirandello o di un romanzo di Sciascia, per quella corda pazza che attraversa, quella corda pazza di cui Sciascia parlava a proposito proprio della Sicilia, che attraversa e permea varie fasi della vita di Insalaco, come vedremo. Perciò rivolgo questa sera, adesso, in apertura di programma, un appello speciale ai palermitani. Vedete, martedì scorso noi abbiamo trasmesso un programma a proposito di alcune ragazze uccise a Modena e abbiamo ricevuto molte telefonate abbastanza significative. La possibilità che si apre con questo programma stasera è che da Palermo arrivino telefonate altrettanto significative su Insalaco, sulla città, sul sistema con cui è amministrata, veniva amministrata ed è amministrata. Se queste telefonate significative arriveranno, come noi siamo sicuri e confidiamo, sarà un piccolo contributo a dissipare quella cattiva fama che pesa su Palermo e su chi la abita. Ecco dunque il numero di telefono nostro, subito in apertura, 0769, il prefisso per chi chiama da fuori Roma, 7399. Il nostro giallo comincia con un episodio singolare. All'epoca, raccontato da tutti i giornali, un magistrato, Alberto di Pisa, stava quella sera del 12 gennaio studiando alcune carte che riguardavano proprio Insalaco, quando venne attraversato da un dubbio. La nostra Ronny Daopoulos lo ha ricostruito nel filmato che ora vedete. Dottore, ecco i fascicoli che mi ha richiesto. Li metta lì, grazie. Leggo queste carte e mi chiedo come mai quest'uomo non è stato ancora ammazzato. Sì? Sei il capo della squadra mobile. Me lo passi? Sì, sono io. Siamo subito da voi. Purtroppo la tua previsione era fondata. Hanno ucciso Insalaco pochi minuti fa, a Via Cesareo. Questa è Palermo. Una mezz'ora prima dei fatti, dunque, un magistrato del pool antimafia si stupisce con una premonizione portata dall'esperienza di quel lavoro su quelle carte che Insalaco non sia ancora stato eliminato dalla mafia. Perché Insalaco stava correndo un rischio del genere? Lui che era stato... aveva fatto una carriera politica, un cursus honorum siciliano, ma scalato piano piano fino alla carica di sindaco, in nome di che, in base a che cosa, aveva messo a repentaglio la propria vita.
Ecco ciò che accadde quella sera, cominciamo dalla fine, e il modo in cui il TG2 dette la notizia del suo assassinio. Buonasera. Un delitto di mafia. L'ex sindaco di Palermo, Giuseppe Insalaco, è stato ucciso questa sera a colpi di pistola. Aveva 45 anni, era un personaggio notissimo, era stato deputato democristiano all'Assemblea regionale, ma non si era ripresentato dopo aver subito una denuncia, anche un arresto, per interesse privato nella vendita di un'area edilizia. E ripeto, il 12 gennaio 1988, Giuseppe Insalaco, detto Peppuccio, 46 anni, sposato, con figli, separato dalla moglie, da un pezzo non ha più cariche politiche, possiede un negozio di antiquariato. Si occupa di politica alla lontana, ma soprattutto cura i suoi interessi di antiquario. Eppure sono in molti a Palermo e a temere ad aspettarsi la sua uccisione. Perché? Devo qui, interrompendo per un attimo solo la narrazione, rivolgere un appello particolare che non riguarda più il nostro programma, quello su Insalaco, per il quale vale quel richiamo di prima, ma è un appello che facciamo per dare una mano, per aiutare la lotta dell'Alto Commissariato contro la mafia. Voi sapete, ecco qua, lo sticker che tra poco sarà incollato anche in tutte le cabine telefoniche, che l'Alto Commissariato Antimafia ha istituito 3 numeri verdi. Che vuol dire numero verde? Che pregherei Adriana Borgonovo di lasciare in onda quello sticker. Numero verde vuol dire che facendo quel prefisso 1678 la telefonata non si paga. Questo sarebbe ancora il meno. Quello che è più importante è che facendo dopo 1678 uno di quei 3 numeri che vedete, 78011, 012, 013, non li ripeto perché li potete leggere chiaramente sul teleschermo, anche se c'è uno sbaffo di luce in basso, dicevo, facendo uno di quei 3 numeri si possono fare delle denunce circostanziate senza dire il proprio nome. Ecco, per la prima volta questo Stato così goffo nella sua, per non dire così restio alle volte, nella sua lotta contro la criminalità organizzata, ha avuto una trovata, una pensata. Quella è una linea aperta che può consentire di liberarsi dalla paura. Leggevo nei giorni scorsi un commento, dice, a Gela, per esempio. Chi avrebbe il coraggio di varcare la soglia di un commissariato di polizia o di una stazione dei carabinieri? Si può varcare, senza dar prova di grande coraggio, la soglia di una cabina della SIP, fare quel numero verde e denunciare sotto lo scudo di quello slogan che secondo me è veramente indovinato, liberati dalla paura, chiamare uno di quei numeri. È un appello che abbiamo sentito spontaneamente il dovere di fare, perché pare tra l'altro che i primi risultati di questo esperimento siano stati molto positivi. Non dicono, non ci hanno detto perché cosa sono stati positivi, ma il tono con cui al telefono ci hanno detto che erano stati positivi, vi assicuro che sembrava sincero. Forse prima o poi sapremo anche perché cosa in questi primi giorni di funzionamento di quel numero il tentativo è stato positivo. Riprendiamo allora il nostro racconto della vita e della morte di Giuseppe Insalaco. Palermo è stata teatro di tanti delitti nel corso degli anni Ottanta. Erano stati uccisi Michele Reina, segretario provinciale della Democrazia Cristiana, che vedete ora nella foto, e poi Pier Santi Mattarella, presidente della regione, democristiano anche lui, e Pio La Torre, segretario regionale comunista. Nessuna di queste 3 vittime aveva conti in sospeso con la giustizia. Il caso di Insalaco invece è diverso. Insalaco ombre con la giustizia ne ha avute. Su di lui era stato perfino spiccato un mandato di cattura. Chi era, insomma, Giuseppe Insalaco? Lucio Galluzzo è il collega redattore dell'ANSA di Palermo, buonasera Galluzzo, che ci ha aiutato a fare, a costruire, a impiantare questo programma. A lui giro per competenza la domanda: chi era Giuseppe Insalaco? Intanto era un uomo estremamente intelligente ed estremamente simpatico, che riusciva ad avere una grande comunicativa umana, a ispirare una grande simpatia. Era uno che la politica l'aveva nel sangue, giovanissimo. Ecco già, come ha cominciato? Giovanissimo, lui i suoi studi invece di farli a scuola li ha fatti nelle segreterie politiche. Ha studiato
dai Salesiani, ha preso la terza media dai Salesiani, ma poi la sua formazione, i suoi studi sono gli studi che fa nella segreteria politica di Franco Restivo, che ricordiamo è stato, che ministro, è stato ministro degli interni, è stato anche ministro dell'agricoltura, ma nel periodo in cui Franco Restivo era ministro degli interni. A un certo momento entra anche in banca, alla Cassa di Risparmio, ma poi succede un fatto abbastanza strano, cioè c'è un'inchiesta della magistratura su un'altra banca siciliana. E questa inchiesta riguarda anche i distacchi del personale presso segreterie politiche. Quindi questa banca richiama tutti i propri dipendenti. La Cassa di Risparmio, temendo che questa inchiesta si potesse allargare, fa la stessa cosa. Contemporaneamente il capo della segreteria di Restivo di quel tempo, che era Umberto Canepa, diventa deputato regionale e quindi lascia. Okay, e a questo punto in Salaco gli subentra. Tieni presente, questo è importante, a quel tempo non c'era nessun modo per retribuire chi poi svolgeva un servizio nei confronti del politico, cosa che invece c'è oggi. E credo che una delle formule che venne trovata per dare uno stipendio a Giuseppe Insalaco fu quella di pagarlo con i fondi del Ministero degli Interni. Ecco, di questo torneremo a parlare tra un po', perché questa cosa, questo Ministero degli Interni riaffiorerà nella nostra storia, come è riaffiorato anche sui giornali e come vedremo tra poco. Nella segreteria di Restivo lui aveva un incarico di grande responsabilità, vorrei che tu lo ricordassi, quello legato al ministro. Il ministro di Palermo a Palermo naturalmente ha un grande peso. E quindi Giuseppe Insalaco stava alla segreteria di Restivo, però anche era in contatto con gli ambienti della questura del ministro, diciamo, di quella che gli era più vicina. Ed è quello il momento in cui Giuseppe Insalaco incomincia, per tutte le pratiche che per i titoli più svariati passano normalmente, così come vuole la legge, dalle questure, incomincia anche ad avere voce in capitolo e ad avere un ruolo. Voglio dirti che la questura di Palermo poi è una questura estremamente delicata per i motivi che è fin troppo chiaro immaginare. Tu mi hai detto, quando preparavamo questo programma, che verso la fine, dopo che è stato sindaco, dopo che ha avuto le traversie che tra poco vedremo, lui era ridotto in uno stato di solitudine, è vero questo? Sì, perché è chiaro, ci sono due momenti importanti nella vita di Insalaco. È un momento che è tutta in salita. E poi è un momento in cui la fortuna gli gira le spalle e lo abbandona. E allora io ho questo ricordo di Giuseppe Insalaco, politico tra i politici, e poi ho un ricordo di Giuseppe Insalaco solo che passeggia nei corridoi dell'Assemblea regionale siciliana, e questo scansarsi di chi sino a poco tempo prima gli era stato collega, o amico o anche avversario, ma allo stesso tempo amico, collega, certo. E la solitudine dell'uomo. Un'ultima cosa, Galluzzo, io ricordo che in un'intervista che Giorgio Bocca fece al generale Dalla Chiesa poco prima che venisse assassinato, Dalla Chiesa diceva: io mi sento solo qua e questo mi fa temere. La solitudine di Insalaco? Beh, è una solitudine assolutamente di tipo diverso, perché credo che un paragone onestamente non si possa fare. Nel passato di Carlo Alberto Dalla Chiesa non c'era nulla che autorizzasse qualcuno a lasciarlo solo. Mi colpiva la coincidenza di queste due solitudini. Ma sono due, certo, solitudini, sono d'accordo con te, assolutamente diverse, con una matrice e motivazioni diverse. Motivate, con un passato con diverso. Con imbarazzi da una parte, se senza imbarazzi, con preoccupazioni inammissibili dall'altra parte. Sia o no stata complice, coadiuvante, la solitudine, che sicuramente, come giustamente dice Galluzzo, la solitudine di Insalaco era diversa da quella di Dalla Chiesa, fatto sta che Insalaco viene ucciso. Nel filmato che ora vedrete abbiamo ricostruito, secondo le notizie precise di cronaca, le fasi del suo omicidio. Thank you.
A nessuno questa sequenza è così angosciosa e ritmata, ha ricordato niente. Vedete, io prima in apertura di programma, 20 minuti fa, 18 minuti fa, ho fatto un appello a chiamare. Se vedete le ragazze, le cortesi centraliniste alle mie spalle, io mi sposto un po' in modo che possiate vederle meglio, vedete che almeno tre di loro, ecco adesso una ha sollevato un telefono, sono disoccupate. Quell'appello per ora è caduto nel vuoto. Lo ripeto il numero, 0769-0769-7399. Proviamoci. Il passato di Insalaco non era la migliore presentazione per la carica di sindaco, eppure fu lui ad essere scelto dal suo partito per i comitati d'affari che giravano intorno al comune di Palermo, ai soldi del comune di Palermo. Elda Pucci, che è il sindaco che aveva preceduto Insalaco nella carica, costituiva una anomalia. Con Insalaco si tornava al clima di sempre, questo almeno nelle intenzioni, perché nella realtà le cose andarono in maniera diversa. Ecco, le cose andarono in maniera diversa e questa è la prima grande irregolarità, la prima sorpresa nella vita e nella psicologia di quest'uomo. C'è uno scarto, diciamo così, dal destino che sembrava scritto per lui, così come la sua carriera politica era cominciata. Appena eletto, infatti, Insalaco dichiara di voler proseguire nell'opera della Pucci, rimettendo in discussione il sistema degli appalti che c'era stato a Palermo prima della Pucci. Contro i comitati d'affari dichiara la sua solidarietà alle iniziative di un partito d'opposizione, come era il Partito Comunista. Scrive ai familiari delle vittime della mafia dicendo che lui non ha nessuna intenzione di essere un sindaco fantoccio. Che cosa era avvenuto? Il sottosegretario alla giustizia, senatore Silvio Coco, buonasera senatore, buonasera. All'epoca dei fatti era commissario della Democrazia Cristiana a Palermo. Grazie per essere qua, senatore. Come mai avevate scelto Insalaco come sindaco? Io dico le cose che ricordo, siccome non ho appunti probabilmente in qualche cosa non sarò molto preciso. È solo un programma giornalistico. Sì, Insalaco era già sindaco quando io fui mandato commissario del partito a Palermo. Era stato già eletto precedentemente e era sembrato, come giustamente lei ha detto, una specie di antitesi alla dottoressa Pucci. In un primo tempo io avevo l'incarico di occuparmi più che dell'amministrazione del partito, però quando già cominciavo ad occuparmi dei problemi del partito per cercare di regolarizzare il tesseramento, per cercare di rilanciarlo, il partito nella città di Palermo, si pose il problema delle municipalizzate. Queste aziende municipalizzate che non erano state rinnovate da circa 10 anni e si parlava di un'inchiesta della magistratura e di una grave irregolarità per questa inerzia. Ed io, sia pure con molto affanno e tra problemi gravissimi, riuscii a indicare i capi di queste municipalizzate e anche i componenti, quelli che erano in quota democristiana. Io generalmente non apprezzo molto questa divisione secondo quote di un partito o di un altro, però questa era la logica. Pare che faccia parte del però sistema. Questa era la logica e trovandomi lì in quella situazione di estrema difficoltà e di estrema emergenza, anch'io ho cercato di risolvere questo problema. Senta senatore, ma ragionando col senno di poi, indipendentemente dalla sorpresa che poi l'atteggiamento di Insalaco suscita, lei pensa che uno come Insalaco fosse una persona, no, io le chiederei, tanto sono fatti quasi storici, insomma, sono passati, fosse una persona adatta a reggere il comune di Palermo? Dica, cerchiamo tanto, vede, la situazione è così profondamente io cambiata. Io sinceramente non avevo proprio nessun desiderio che si creasse una nuova crisi al comune di Palermo.
Comunque. E dunque l'elezione le sembrava di un uomo, le sembrava il minore dei mari. Quel poco che io ho avuto rapporti mi sembrava uno molto bene intenzionato. C'era stata la decisione della Pucci sugli appalti che io condividevo pienamente e lui dimostrava di volerla seguire come poi allora lei non si sorprese del cambiamento che ci fu, cioè delle sue intenzioni dichiarate subito dopo le elezioni di voler continuare la Pucci? Ma senta, su Insaloco si dicevano tante cose che io non voglio ripetere, anche perché credo che fossero più, insomma, discorsi interessati che mi facevano arrivare. Io ebbi occasione di parlare con lui di questa storia degli appalti, gli dissi che avevo molto apprezzato quello che aveva fatto la dottoressa Pucci e lui mi disse che aveva ben intenzione di continuare in questa direzione. Lei, senatore, sapeva che c'era una denuncia in procura contro di lui? Sì, però avevo un'informazione molto generica, anche perché, se mal non ricordo, era cosa che non riguardava l'amministrazione. Era una questione sua personale. Difatti, così era. E io nei giorni scorsi ho rivolto una domanda al dottor Antonino Caponnetto, che lei sicuramente conosce, sì, che è un giudice. Per il quale ho grandissima stima. Abbiamo tutti grandissima stima, che ha diretto il pool antimafia di Palermo e che è stato il giudice che ha rinviato a giudizio Insaloco. Al dottor Caponnetto abbiamo fatto una prima domanda. Come valutò il mutato atteggiamento di Insaloco? Vorrei che lei ascoltasse insieme a me la sua risposta. Non lo so veramente. Si può pensare ad una crisi di coscienza, si può pensare ad una scelta di campo. Comunque è certo che qualunque sia stata la causa, ha pagato tutto questo con la vita e quindi questo è già un fatto che impone un doveroso rispetto umano. C'è una frase significativa che Insaloco le disse durante uno degli interrogatori sull'esercizio del potere pubblico a Palermo. Ah sì, beh, questa fu una tra l'altro delle prove, direi quasi fondamentali, a sostegno della collusione dell'Insaloco con gli ambienti mafiosi. Egli ebbe a dire testualmente: a Palermo non può farsi né può durare in carica un sindaco se non lo vogliano Ciancimino e Lima. Disse al giudice una cosa del genere, secondo lei? Ma senta, io ho un ricordo personale. Una volta, dopo il rinnovamento di queste benedette municipalizzate, un consigliere parlò di responsabilità anche penali dell'amministrazione di Palermo. E io ricordo, feci una dichiarazione nella quale dissi che se c'erano responsabilità penali bisognava denunciarle alla magistratura e che comunque la magistratura doveva fare il suo dovere per accertare se c'erano delle responsabilità penali. E allora non ricordo se Insaloco direttamente o tutti gli amministratori decisero di mandare tutti gli atti alla Procura della Repubblica. Poi Insaloco decise lui, non sono stato assolutamente io a spingerlo alle dimissioni, questo lo ricordo benissimo. Quando Insaloco decise di dimettersi, allora io pensai di lanciare la candidatura del professore Orlando Cascio, sia pure in un contesto diverso. Ma secondo lei aveva ragione o no Insaloco a dire al suo giudice che la sorte di un sindaco a Palermo, allora, siamo alla metà degli anni Ottanta, un po' prima, dipendeva da Ciancimino? Ma onestamente non ho elementi tali da poter dire se lui avesse ragione o avesse torto. Successivamente vi sono stati dei sindaci quali certamente hanno agito di modo di testa loro, senza avere, ritengo, questi condizionamenti. Anche troppo. Oddio, grazie. Io sono molto amico di Orlando, anche se, ripeto, non condivido le sue scelte. E quando io candidai Orlando come sindaco di Palermo, lo candidai nel contesto di un accordo con i socialisti, con i partiti di Democrazia Laica, ma anche nel contesto di un apprezzamento e di una disponibilità del Partito Comunista. Poi le cose sono andate diversamente.
Mi dispiace che Orlando non... Doveva essere qui stasera, tra l'altro. Non abbia preso in considerazione la possibilità di fare una giunta nel contesto delle alleanze, direi... Istituzionali della Democrazia Cristiana. Senta, doveva essere qui stasera Orlando, poi per una ragione che francamente non so precisarle non è potuto venire, speriamo che magari più tardi trovi il modo di, di farci una telefonata. Grazie, senatore. Sono certo molti i motivi per i quali Insalaco cerca di rompere col suo passato. Probabilmente il suo pentimento, se così possiamo chiamarlo, viene incoraggiato dalla presenza a Palermo del commissario antimafia De Francesco, Emanuele De Francesco. I due si conoscono bene, anzi addirittura hanno lavorato entrambi con Franco Restivo, sia pure con funzioni e livelli di funzionali diversi. Insalaco come segretario, Francesco, De Francesco come capo di gabinetto di Restivo. Tutte e due hanno davanti, soprattutto in quel momento, gli stessi problemi, che è il problema che il senatore ha più volte richiamato, quello degli appalti comunali, centinaia di miliardi di denaro pubblico, di denaro dei contribuenti, sui quali, dirà Insalaco, sono caduti tutti i sindaci di Palermo. In questa città, priva di molte cose, priva di tutto, secondo alcuni, nessun sindaco è riuscito a sciogliere questo nodo. Guardate questo episodio che la nostra Ronny Daopoulos ha ricostruito. Un giorno Insalaco è nel suo ufficio e succede quello che ora vedrete in questo filmato. Che c'è adesso? Non si bussa prima di entrare? Scusate, onorevole, io ho bussato, ma voi con tutti i pensieri che avete... Va bene, che c'è? C'è la posta da firmare. Che cos'è questo? Che ci fa qui? È un mandato di pagamento per la ICE. 70 milioni. Qui ce n'è un altro per la Lesca. L'ho già firmato senza accorgermi. Io non ne ho colpa, onorevole. La cartella della posta non la preparo mica io. Sa, questo è un porto di mare, circola tanta gente. Qui si cerca di carpire la mia firma. Accanto a me c'è adesso il signor dottor Bosco, che era all'epoca dei fatti che stiamo raccontando, segretario generale del Comune di Palermo e che oggi svolge questo non facile incarico. Signora. È vero, arduo incarico, pieno di incombenze delicate, al Comune di Roma. Nel nostro filmato, dottor Bosco, si parla di due ditte, la ICEM e la Lesca. Che cos'erano queste ditte nel Comune di Palermo allora? Erano le due più grandi e maggiori ditte che detenevano i due grossi appalti della città. E cioè, rispettivamente, la Lesca... L'appalto delle manutenzioni di tutte le strade fogne, tutta la canalizzazione fognaria della città di Palermo. E l'ICEM invece deteneva la manutenzione dell'illuminazione pubblica, che poi in talune circostanze da ordinaria passò anche straordinaria per determinate zone di nuovo impianto. Già, per gli allargamenti urbani. Dottor Bosco, un assessore disse una volta che la ditta, la Lesca, la ditta che apparteneva come appartiene ai signori Cassina, doveva continuare ad avere questo appalto se non altro perché gli operai della Lesca erano gli unici a Palermo che avessero la mappa del sistema fognario. Possibile una cosa del genere? Che un comune non possieda la mappa del proprio sistema fognario? Sì, è così, non la possedeva il comune. Difatti, dopo che si sono dati gli appalti, dopo l'esperimento che non dimenticheremo mai di esaltare del combiando prefetto Vito Colonna, si fece carico
alla ditta che l'avrebbe assunto l'appalto frazionato di fare anche la mappa. Ecco. Che noi allora valutammo in 4 miliardi e mezzo per questo lavoro. Per la stesura? Per il sottosuolo, non si conosce il sottosuolo di Palermo. Adesso la situazione è migliorata, adesso, parentesi, o no? Parecchio. Parecchio. È incredibile che qui stiamo parlando di fatti accaduti 5-6 anni fa, no? Mm-hmm. E quindi che siamo alla metà degli anni 80, diciamo in epoca moderna, quindi che ci fosse. Del resto mi raccontavano i colleghi di Palermo che a Palermo un cieco dalla nascita è stato assessore all'urbanistica, è vero? Beh, questo ha suo merito. No, secondo me no, perché... Non era dalla nascita, a 9 anni è diventato cieco. Per no, un incidente che... Figuriamoci questo se... era la nostra grande sorpresa ed ammirazione insieme, perché lui aveva con sé 3, 4, 5 lettori e nelle cose essenziali lettori riservate... Lettori uomini o lettori uomini, meccanici? Uomini che leggevano, lo accompagnavano e nelle sedute consiliari ricordo che gli mettevamo sotto un grande libro in modo che lui con i suoi appunti... Alfabeto Braille potesse fare gli interventi e ha avuto la capacità di confutare i quattro saggi in aula, gli spiegava le strade, le linee. Io non ho dubbi sulla capacità del suo intelligenza. Come avrebbe detto un cieco che faceva suo merito. A me continua a sembrare, mi scusi dottor Bosco, l'assessorato all'urbanistica particolarmente non indicato a un uomo che è sfortunatamente privo della vista. Ma comunque, ma mi pare che lui avesse i lavori pubblici, non l'urbanistica. Ah sì? Ma pare che si sia ma comunque, stato questo per carità, comunque, non vorrei che ci fermassimo troppo su questo, era cioè, sì, comunque, un'osservazione. C'era questo personaggio. Era un'osservazione. C'è questo personaggio che è in vita. Credo. Ma difatti gli facciamo molti auguri e saluti, ma era un'osservazione di passaggio perché fa parte, diciamo, degli aneddoti che girano su Palermo, forse ingiustamente. Perché secondo lei Insalago, come abbiamo visto nel filmato poc'anzi, blocca quel mandato di pagamento? Cioè lui veramente firmando la posta come fa ogni dirigente si trova davanti a questa sorpresa. Ma Insalago è pervenuto a questa decisione, non è stato come si è visto nel filmato un atto d'impulso, cioè come se lui non se l'aspettasse chi glielo faceva firmare. È stato un suo ragionamento del quale allora mi mise a conoscenza. Perché, cioè lui disse, io da oggi in poi... No, perché questo è avvenuto dopo una certa riunione di gruppo dell'ADC in cui ci fu una situazione di un po' agitata su certi temi e lui pervenne dopo questa riunione a bloccare tutti i mandati. Perché si disse allora perché... da conti che si erano fatti, la cifra dell'esposizione del debito del comune verso quell'impresa superava gli 80 miliardi e forse i 100 miliardi. Allora era strano che questa circostanza fosse stata detta con la cifra e con degli fatti in un certo momento e lui bloccò i mandati finché non appurò i conti come erano a quel momento con la ditta. Certo. Quindi fu un blocco... Cioè, ragionato. Salutare ecco. Ragionato. E sul comune di Palermo, tra l'altro, leggo qua in un appunto che gravano interessi passivi, credo un po' su tutti i comuni italiani, ma su quelli di Palermo in particolare, interessi passivi enormi, di miliardi. Per esempio leggo che sul bilancio 91 verranno corrisposti 6 miliardi agli eredi del conte Romano Vaselli che 40 anni fa gestiva la raccolta dei rifiuti urbani. Mm-hmm. Anche in questo caso il comune paga perché... stretto dalla struttura dei contratti a suo tempo stipulati, parliamo di contratti molto vecchi, è possibile che si facciano contratti così improvvidi in una amministrazione? No, ma lì non c'entra il contratto. Il contratto la Vaselli l'aveva, sul contratto non sono sorte situazioni di contrasto, io ancora non c'ero a Palermo. No, ma stiamo parlando di fatti. Il 6 miliardi. Il 6 miliardi fu una somma pagata, c'è stato un incidente, ricordo, che fu pagato ad uno che non aveva la procura, la ditta l'ha disconosciuto e questi 600 milioni sono diventati 600, 6 miliardi. Ecco.
Io ricordo che avevo usato in giunta l'espressione della palla di neve dicendo paghiamo immediatamente perché questa è una palla di neve che rotolando su una valanga diventa grossa. Sì, non sono belle spesso notizie, l'amministratore diciamo. Sbaglia quando ritiene che fa bene a non pagare per un pudore ed una riservatezza di carattere amministrativo, cioè la partenza è in buona fede. Quando invece poi tutto si esaurisce con l'evitare questi interessi. Senta, le modalità di quell'episodio che abbiamo a titolo di esempio e anche forse con qualche infedeltà, un po', insomma c'è una certa concentrazione teatrale nella nostra ricostruzione di quella mancata firma. Sì, però quello che si fa capire è che, quello che si capisce anzi chiaramente, è che c'erano delle cose che non funzionavano, che non regolari, diciamo, tra funzionari del comune e le ditte appaltanti. Lei ebbe sentore di questo? Beh, in Salago era un po' scottato indirettamente e un po' prevenuto, perché proprio con la conclusione della sindacatura Pucci ci fu un certo scandalo che investì diversi funzionari. Purtroppo io potrò dire solo alcune cose che per altre siamo tenute a un certo segreto anche istruttorio. Perché prima di essere qui io sono stato 3, 4, 5 volte da magistrato, lei capirà. E fu uno scandalo che portava il nome del Pitagora, cioè le scuole private. Io purtroppo fui il pubblico ministero per incarico della procura della Corte dei Conti, tanto che ho detto, ma perché avete scelto me? Abbiamo scelto lei perché ci sta bene. E quindi non è che agivo da segretario generale soltanto, agivo da pubblico ministero vero e proprio, per delega del procuratore generale. È chiaro che questa vicenda che costò 2 miliardi e 600 allora al comune ha avuto dei traumi, ci furono degli arresti, due funzionari e poi un assessore eccetera, e quindi in Salaco subito dopo, perché eravamo a fine 83 e principio dell'84, lui fu eletto mi pare ad aprile dell'84 e quindi ecco in questo senso un po' prevenuto, ovunque vedeva. Perché non era una differenza al funzionario, era un blocco ragionato, come ho detto. Perché senta, lui anche tentò di, dottor Bosco, di fare mi dica, altre cose. Mi dica una cosa sua, meglio Roma o Palermo, dal suo punto di vista? Beh, adesso facciamo campanile. No, non facciamo campanile, diciamo una cosa obiettiva, tecnica. Le dirò che spesso sia a Palermo che a Roma si ha la sensazione che può avere quel radomante che avendo la bacchetta in mano si sente vibrare nelle mani, quasi a denotare che giù c'è l'acqua sotto invece, i piedi. Invece sotto i piedi che però avete. La tragedia nostra è che tu queste vibrazioni, anche se le avverti, non le devi affatto conoscere. Perché il solo fatto di accennarlo, di parlarne, già sei calunniato, sei perseguito per calunnia. Ora, nel nostro paese, dottor Augias, finché corrotto e corruttore succederanno la stessa pena, noi molti passi avanti non potremo fare, a meno che vogliamo ridurre il potere dei corruttori per avere meno corrotti. Beh, diciamo pure che si può anche stare nel binario delle regole da tracciare e delle forme. La forma, per me, nella pubblica amministrazione è il tutto. Sì. Perché un governo non può dipendere dal segretario onesto o disonesto. Deve ancorare i suoi successi in un binario di procedure certe in cui imbrigliare tutti, politici e burocrati. Sì, su questo non c'è dubbio. Purtroppo l'handicap delle forme è che poi diventano formalismo con tutto quello che succede, che per incassare magari un assegno di 200.000 lire passano. Eh beh, purtroppo questa è la mentalità. Non si può scappare. Sa che è una cosa che mi ha molto... la dimostrazione che c'è stata a Carlentini ieri con le urla di invocazione a Gheddafi... Sono una cosa, le devo dire la verità, dottor Bosco, che ha scosso il paese, sicuramente ha scosso il paese. Certo. Se i siciliani capissero il male che fanno a loro stessi, dando sfogo per carità a una disperazione, forse a una rabbia giusta, ma in questo modo non lo farebbero, perché è come se in Friuli invocassero il cancelliere austriaco, non so. Sono cose che... Beh, a Palermo, lei diceva preferenziale, Palermo c'ha la sua patologia perché i morti ammazzati stanno lì e Orlando ha avuto il coraggio, è stato biasimato da parecchi, di dire che la capitale della mafia era lì. Noi non possiamo
crescere ignorando i nostri mali, anzi è meglio affrontarli apertamente. Non per c'è crescere. Dubbio, non c'è dubbio. Io ho fatto 10 anni a Palermo e credo di aver dato anche una testimonianza civile al di sopra e al di fuori della funzione o del mestiere. Grazie dottore. Roma non è così evidentemente, però, no, però ci sono, sempre ci sono buone speranze. Bisogna essere attenti, ecco, molto attenti e molto vigili. Grazie dottor Bosco. Prego. Sulla questione degli appalti, sulla questione degli appalti intorno alla quale stiamo girando, perché lì si nasconde il nodo principale della vicenda che stiamo raccontando, che tra un po' tornerà sul suo binario fondamentale. Sulla questione degli appalti, dicevo, il principale oppositore di Insalaco è all'interno della stessa giunta, anzi del suo stesso partito. È l'assessore alla manutenzione, si chiama Salvatore Midolo, democristiano della corrente di Vito Ciancimino. Ciancimino, che oggi è fuori della Democrazia Cristiana, allora disponeva a Palermo, controllava, come si dice in gergo politico, il 17% delle tessere democristiane. Ma vedete, qui vorrei veramente attirare l'attenzione di chi ci sta ascoltando su una cosa molto curiosa. Gli oppositori di quel tipo, gli oppositori come quelli che Insalaco si trovò davanti, non sono i soli ostacoli che un amministratore che abbia voglia di cambiare in meglio le regole del gioco si trova davanti. Un sindaco dice: basta con contratti di appalto che sono molto vecchi, uno di quei contratti era durato per quasi mezzo secolo, e troppo onerosi per la collettività. Molto bene, lo può fare. Se ha il coraggio di farlo, la forza di farlo, lo può fare. Ma dall'altra parte si apre un problema di occupazione, cioè di disoccupazione. Si cessa un contratto d'appalto, sono sulla strada due, tre, alcune decine o centinaia di persone che da quel momento non hanno più lo stipendio, che vanno in cassa integrazione. Questo accade anche in Salaco. Gli operai delle ditte contestate scesero in sciopero contro di lui. È evidente quali interessi facevano muovere quelle persone, ma è altrettanto evidente che quel problema era vero, era un problema reale, che esisteva veramente. In questo documento filmato, che adesso vi mostriamo, vedrete per la prima volta il viso, intanto il modo di parlare dell'uomo di cui stiamo parlando, Giuseppe Insalaco. Fate caso a due cose. La prima, vi prego di notarla, questa è un'intervista che fece a suo tempo il collega Borrelli del TG1 e che noi dal TG1 abbiamo preso. La prima, dicevo, è una luce di angoscia. Vorrei usare una parola un po' enfatica, di disperazione che c'è negli occhi di Insalaco. La seconda è il modo in cui lui gira intorno alla domanda del giornalista che ha davanti e in pratica non risponde. E non risponde, secondo me, questa è una mia opinione, perché non può rispondere. Vediamo l'intervista. Il servizio e l'intervista. Lo hanno circondato in piazza Municipio, impedendogli di scendere dalla sua auto. Sono volati pugni sulla carrozzeria, imprecazioni, minacce. Per far arrivare al portone di bronzo di Palazzo delle Aquile il nuovo sindaco di Palermo, Giuseppe Insalaco, è dovuta intervenire una settimana fa la polizia che controllava la manifestazione di 900 operai messi in cassa integrazione da un'impresa addetta alla manutenzione delle strade e delle fogne che non ha ancora ottenuto dal comune il rinnovo dell'appalto scaduto il 30 giugno. Per lo stesso motivo sono venuti a protestare al municipio gli operai dell'ICEM, una società che si occupa della manutenzione delle luci pubbliche. Sindaco, a Palermo la concessione degli appalti è davvero bloccata per sospetti inquinamenti mafiosi? È uno sciopero, una manifestazione di protesta che non trova una giusta causa. Forse credo che ci siano delle spinte che sono così delle contestazioni nei confronti dell'amministrazione comunale che ha deciso, sia nel caso degli appalti per l'illuminazione che per gli impianti di fogne, manutenzione stradale e opere varie, di procedere alla licitazione privata. Cioè dire, l'amministrazione comunale si orienta ormai a fare delle gare pubbliche aperte a tutte le ditte nazionali ed estere. Questa era una breve intervista a Insalaco che abbiamo riportato. Accanto a me c'è adesso, buonasera, signor buonasera. Cocilovo, il signor Luigi Cocilovo, che allora era segretario provinciale a Palermo della CISL, una delle tre confederazioni sindacali. Posso correggerla? Sì. Allora ero segretario regionale. Ah, beh, non mi scusi. Era segretario regionale della CISL siciliana.
Cocilovo. E fu lei a organizzare quello sciopero contro Insalaco? No, noi quello sciopero per la verità lo subimmo, devo dire, la verità non è mai agevole per un sindacalista confessare di non avere saputo in qualche modo organizzare, disciplinare la manifestazione. No, ci presa la mano nel senso che la posizione del sindacato allora, pur con varie discussioni all'interno delle varie organizzazioni sindacali, era comunque abbastanza unita nel rivendicare garanzie per il posto di lavoro della gente, dei lavoratori. Queste garanzie non arrivavano e alla base i lavoratori vivevano la prospettiva dell'appalto della licitazione privata, come detto, essenzialmente come minaccia per la garanzia del posto di lavoro. Sì. Questo determinò una serie di azioni di lotta anche spontanee. Grazie. Io ho detto adesso, certo, tra cui quella che di cui si è visto un frammento nel documento. La ricordo proprio dalla ricostruzione televisiva. Molto bene. Io ho detto prima, poc'anzi, che nell'azione di uno come Insalaco c'erano queste due corna che aveva davanti. Da una parte quella di voler interrompere una prassi di appalto e dall'altra quella di dover andare incontro a dei problemi di occupazione. Voi sindacalisti vi ponevate questo problema, cioè che contrastando l'azione di Insalaco che voleva rompere quella cosa degli appalti, voi davate oggettivamente, non voglio dire che fosse nelle intenzioni, una mano alla conservazione dello stato di fatto? Sono costretto solo a smentirla sul contrasto, nel senso che noi non abbiamo mai contrastato né durante l'amministrazione Insalaco né in seguito e neanche in precedenza, perché anche in precedenza il problema si era posto l'idea o l'opportunità o un'ipotesi che era quella di procedere al rinnovo degli appalti. Chiedevamo che questa iniziativa da parte dell'amministrazione fosse accompagnata ad un tentativo in qualche modo di salvaguardare una prospettiva di lavoro per la gente già occupata da quelle imprese, una sorta di precedenza nell'avviamento al lavoro, alcune garanzie per la continuità del rapporto di lavoro, quale che fosse l'azienda che avrebbe potuto vincere. In altre parole, lei mi sta dicendo, Cocilovo, che voi appoggiavate l'azione di Insalaco per innovare nel contratto, nelle forme contrattuali per gli appalti. È questo che sta dicendo? Guardi, che lo dico con assoluta molto certezza, bene, anche perché non si trattava di una innovazione, molto bene, ma di bandire regolarmente la gara d'appalto, che era invece prorogato, essendo scaduto già da tanti anni. Senta, Cocilovo, io le faccio queste domande perché Palermo è la città dove in manifestazioni sindacali non lontanissime nel tempo sono successi degli episodi che hanno fatto parlare tutta l'Italia, lei lo sa benissimo. In un corteo sindacale venne inscenato il funerale della Giunta Orlando. Ora si può avere simpatia o no per la Giunta Orlando e, come ha sentito, qua ci sono anche opinioni diverse, ma inscenare un funerale in una terra pericolosa come la Sicilia è una cosa grave. Lei come valutò quell'episodio? No, credo che ci sia qualcosa di più della mia opinione personale, ed è quello che conta anche in queste trasmissioni, il rapporto diretto con l'opinione pubblica. In quella occasione i sindacati CGIL e CISL UIL, dissociandosi da quella iniziativa, organizzarono anche una manifestazione nel corso del comizio per entrambe le organizzazioni sindacali. Prese la parola il segretario provinciale della CISL dell'epoca, Raffaele Bonanni, che stigmatizzò e condannò l'episodio nel modo più netto possibile. Credo che questa testimonianza valga più della mia opinione, che andava in questa direzione. Però noi, certo che vale più dell'opinione perché è una cosa ufficiale, diciamo istituzionale, di grande portata. Però io sono convinto che la sua opinione va nella stessa direzione. L'ho detto. Sì, sì. Senta, no, perché sa, sono, come dicevo prima col Bosco, il dottor Bosco, sono episodi che purtroppo aprono questi solchi tra quella città. Pronto? Buonasera, signora Giuseppe. Buonasera, torniamo senta, subito. Senta, io volevo portare una testimonianza di una cosa che è capitato quando io stavo insieme in Insalaco a fare una inaugurazione. Non le posso dire che tipo di inaugurazione è perché sennò si capisce chi sono e io vorrei rimanere nell'anonimato. No, lei no, scusi, no, devo correggerla. Lei è protetto dalla nostra riservatezza, ma non è un telefonista anonimo. Comunque, perché noi sappiamo, la RAI sa chi è, ma lei comunque sì, non dica l'inaugurazione, vada tranquillamente al fatto. Sì, sì. Ci siamo recati sul posto e il presidente del circolo ci disse mi sono dimenticato le chiavi.
scusate un momento, li vado a prendere. E andando a prendere le chiavi, 20 secondi dopo, arrivano due motociclette, uno a 80 centimetri da noi e l'altro a 2 metri, il capo della scorta ad alta voce dice attenzione e fa un salto dietro la sua macchina. Tutti si mettono le pistole lì mezzo in mano, l'altra parte della strada era chiusa e il secondo motociclista dice lascia perdere, sarà per un'altra volta. Hanno girato e se ne sono andati. E quello era tranquillo che quella volta la dovevano fare, solo che rimanevano intrappolati e la morte per loro sarebbe stata sicura. Perché la strada era molto piccola. Ho capito. Quindi... La ringrazio. Prego. Senta, vede Cocilovo, che testimonianze arrivano. Una città in guerra. Cioè, voglio dire con questo che forse in una regione, in una città come quella, il sindacato non ha soltanto i doveri, gli obblighi che ha nelle altre regioni italiane meno vivaci, diciamo, dal punto di vista della criminalità. Forse anche incombe un dovere particolare, o no, o mi sbaglio. No, ma io non ho dubbi su questo. Per tanto tempo, per troppo tempo, a Palermo, più in generale in Sicilia, nulla è stato di ordinaria amministrazione, anche l'azione del sindacato, io però penso che a questo abbia tentato di adeguarsi con errori, con omissioni, con pigrizie, perché non c'è nulla di perfetto. Vorrei soltanto far notare che iniziative, strumentalizzazioni, provocazioni di quel tipo, le bare nei confronti della Giunta Orlando, come prima vittima avevano proprio il sindacato che magari scendeva in lotta per o quell'altra un'azione. O quell'altra cosa tremenda che accadde quando sempre in una manifestazione sindacale qualcuno disse la mafia dal lavoro, l'antimafia no, viva la mafia. No, non fu detto, fu innalzato un cartello. Ora non so se esattamente suonasse in questi termini, però era sicuramente qualcosa del genere. E non le nascondo che in quell'occasione c'erano anche momenti di vivaci, di contrasto, qualche tafferuglio per i lavoratori, però fra i lavoratori insisto che la principale vittima di iniziative di questo tipo era il sindacato, che non poteva chiaramente decapitare normali iniziative di mobilitazione sociale ed era costretto anche a rintuzzare le provocazioni che dall'interno venivano portate. Grazie. Prego. Grazie Cocilovo. Delle due ditte contestate di cui abbiamo parlato prima con Bosco e anche all'inizio di questo colloquio con Cocilovo a proposito della manifestazione sindacale, una gestisce appalti e appalta le fogne e le strade, l'altra l'illuminazione. La prima è della famiglia Cassina, che ha quell'appalto da quasi mezzo secolo, la seconda dell'ingegner Roberto Parisi, che poi verrà assassinato insieme al sautista in un agguato mafioso. Qualche tempo dopo quell'agguato, la vedova dell'ingegner Parisi fa una scoperta straordinaria relativa a Giovanni Matta, che come assessore aveva stipulato per conto del comune il contratto. Che tipo di scoperta fece la vedova dell'ingegner Parisi lo dice lei stessa in questa intervista. Io ho chiesto espressamente quali fossero gli altri soci. E così ho saputo che l'altra parte del pacchetto azionario, l'altro 50%, era intestato ai Matta. Il figlio dell'onorevole Giovanni Matta, la figlia e la moglie. Ecco, chiudiamo con questa intervista della signora Parisi, questa parentesi che è durata abbastanza, è durata quasi mezz'ora, sulla controversa e fondamentale questione degli appalti e torniamo alla storia di Insala. Con noi come cronisti non possiamo dire più di questo. Già per i giudici è difficile addentrarsi nel meandro di queste vicende. Noi come cronisti ci possiamo soltanto limitare a farvene, per così dire, sentire l'odore, l'odore che si sprigiona dalle vicende legate agli appalti e ai soldi pubblici che i comuni devono pagare per assicurare quel po' di servizi, quel po' tanto di servizi alla cittadinanza. In una città difficile, con compagni di partito e con colleghi alle volte incomprensibili o addirittura infidi,
In Salaco cerca insomma di tirare avanti come sindaco, ma 3 mesi dopo la sua elezione l'assessore Midolo, che come ho ricordato era un uomo del suo stesso partito, è l'uomo che più lo contrasta sulla questione degli appalti e un giorno si dimette provocando la caduta dell'intera giunta. È lo stesso assessore, faccio notare, che con lo stesso atto, le dimissioni, aveva provocato la caduta della precedente giunta, quella della del sindaco Elda Pucci. I 100 giorni di Insalaco finiscono così abbastanza rapidamente, non sono finiti invece i suoi guai, perché un giorno in via Notar Bartolo succede un episodio molto curioso che noi abbiamo ricostruito, che tra un momento vi mostro. Notate che via Notar Bartolo è una strada molto controllata, perché nello stesso edificio abitano sia Insalaco che uno dei più famosi giudici italiani, cioè il giudice Falcone. Un giorno succede quello che la nostra Ronnie ha ricostruito nel filmato che ora vedrete. Qualcuno disse che era stato lo stesso Insalaco a farsi bruciare l'automobile per poterne parlare in televisione. Qualche giornale scrisse che dietro quell'episodio c'era la volontà di manifestare, insomma, di rendere clamoroso il suo bisogno di avere un'auto blindata. Comunque siano andate le cose, l'episodio era inquietante e così venne unanimemente giudicato. Qui in studio con me, buonasera, c'è Simona Mafai, che all'epoca dei fatti era capogruppo comunista al Comune di Palermo, insomma era il capo dell'opposizione, diciamo. Sì. Signora Mafai, lei a un certo punto fece una denuncia, lei presentò una denuncia, che cosa denunciò esattamente? Io, assieme a tutti i compagni del gruppo consiliare comunista, eravamo 10 e firmammo tutti e 10, io come capogruppo fui la prima firmataria, facemmo una denuncia alla Procura della Repubblica in cui ponevamo questo problema. Le continue proroghe che il Comune dava alle due ditte ICE e Mellesca e il fatto che il Comune non facesse i regolari appalti trasparenti, cioè o la gara d'asta o la licitazione privata, se tutto ciò non costituiva interesse privato in atti di ufficio e danno alla comunità palermitana. Perché ce l'avevate tanto con queste due ditte? Sì, intanto questa è una battaglia storica del Partito Comunista nel Comune di Palermo, che comincia da Pio La Torre, quando anche Pio La Torre fu consigliere comunale a Palermo nel 1960-62. Poi noi avevamo fatto una piccola indagine, molto casalinga per dire la verità, da cui risultava che c'era un divario enorme tra le somme pagate per questi servizi a Palermo, i costi e quelle pagate in altre città. Vedo che lì ha portato delle date. Le cifre sono... Nel 1983, noi facemmo questa ricerca nell'inverno dell'84, risultava che Palermo pagava per la manutenzione dell'illuminazione pubblica 12 miliardi l'anno. È molto? Roma,
che è un po' più grande di Palermo, vero? Sì. Pagava 13 miliardi l'anno, uh-huh, e Torino pagava 10 miliardi l'anno. Per la manutenzione delle strade e delle fogne, gestita dalla famosa Cassina Lesca, Palermo pagava 58 miliardi l'anno, Roma pagava 31 miliardi l'anno e Torino pagava 24 miliardi l'anno. Cioè noi, senta, pagavamo in proporzione alla popolazione e ai metri quadri, pagavamo almeno tre volte più di quanto pagavano non so le altre Torino, città. Non so Torino, gentile signora Mafai, sì, non so Torino. Noi a Roma abbiamo un sacco di buche nelle strade che sono mantenute, devo dire, maluccio. Magari a Palermo le strade... Sì, le strade sono tutte proprio percorribili con i pattini. Erano dei biliardi. Sì, erano dei biliardi. Erano dei biliardi. Devo dire che noi facemmo questa denuncia, su questa denuncia fu aperta un'inchiesta, c'è stata un'inchiesta giudiziaria che si è conclusa con un processo celebrato quest'estate e nella requisitoria del procuratore Paolo Giudice, che è la base di questo processo che si è svolto quest'estate, viene detto, cito la sentenza di rinvio a giudizio, che in 14 anni sono state incassate dalle due ditte 1.070 miliardi. È una bella cifra, sì, diciamo. Le due ditte sono quelle che diceva prima, la ICEM, che aveva l'illuminazione pubblica, manutenzione, cioè la revisione delle lampadine. Per la verità il dottor Bosco prima ha detto anche che c'era anche lavoro straordinario, l'estensione della rete nelle nuove zone, per essere proprio esatti. E Cassina o Lesca che sia, aveva invece la manutenzione delle strade e delle fogne, conservando la cartografia delle fogne, senza mai consegnarla al comune dopo quasi mezzo secolo di servizio. Oh, pare che adesso questa cosa, che è uno scandalo in sé, mi pare di poter dire, sia finito, perché la ditta si è poi convinta che queste... No, la nuova ditta che ha vinto l'appalto, perché poi con l'amministrazione... Perché dice che ha vinto l'appalto così? Perché... Non è contenta neanche adesso? Io sono contenta perché comunque si è intrapresa la strada della gara d'asta pubblica che ha intrapreso Orlando. Ma anche la ditta che ha vinto, che è la Cosi, dimostra parecchie macchie. Comunque qua in studio noi abbiamo una rappresentante, credo, della Cassina, con il quale ci intratterremo a lungo su questa cosa, perché è curiosa questa faccenda delle mappe non date poi al comune. Poi io vorrei, se posso dire... Lei può dire quello che vuole. Sì. Vorrei dire un'altra cosa. Vorrei dire che non c'è solo il fatto del danaro, delle somme di danaro, su cui in Insalaco tenta disperatamente di intervenire, perché quelle delibere di pagamento che blocca, e gli blocca perché in quei giorni vengono chieste al comune cifre come crediti arretrati, che Insalaco definì la danza dei miliardi, in quanto nel giro di 15 giorni viene prima richiesto 32 miliardi e poi vengono richiesti 75 miliardi nel giro di pochissimi giorni. Quindi Insalaco chiede alla ripartizione delle manutenzioni di fare un tabulato preciso di tutti i crediti divisi per anno e per specie di lavori, e dice non si pagherà nessun mandato anche come acconto per i crediti fino a che questo tabulato non viene completato. A questo punto c'è la crisi. A lei che effetto fece, scusi, credo, l'ultima domanda che volevo farle perché è un po' tardi, il cambiamento di Insalaco? Cioè il fatto che lui, che era stato eletto, diciamo pure forse con aspettative che restaurasse un po' la situazione dopo l'amministrazione Pucci, invece... Sì, lui viene eletto quasi all'unanimità, il gruppo consiliare democristiano lo elegge quasi all'unanimità, ma immediatamente, già nelle prime dichiarazioni, Insalaco viene officiato, diciamo, dal suo gruppo il 12 aprile. Insalaco fa le sue dichiarazioni programmatiche il 7 maggio, già le sue dichiarazioni programmatiche sono chiarissime, fortemente antimafiose e fortemente per la trasparenza pubblica. Io credo che la lotta del Partito Comunista e anche il peso che noi avevamo in Consiglio Comunale lo abbiano convinto egli aveva raggiunto una carica molto importante, io credo che pensava di volerla proprio gestire in modo... Non dimentichiamo che lui era figlio di un carabiniere, lui era stato segretario di Restivo, io credo che avesse in mente di
dimostrare che si poteva dare una svolta. Ah, ecco, lei cioè dà la sua insomma, al cambiamento che lui fece, perché sicuramente fece un cambiamento rispetto alle aspettative che si avevano sul suo conto, una come di una forza che avesse dentro arrivare e poi vedrete che cosa sarò capace di fare. Come Gorbaciov, dice, insomma, diciamo, sì, voglio dire, lui pensava, io credo mutatis, di mutandis, sì, io credo che lui volesse, lui dice nella audizione della commissione antimafia, io non sono un democristiano pentito, ma voglio dimostrare che la democrazia cristiana a Palermo può essere trasparente, pulita. Invece, secondo me, la democrazia cristiana a Palermo non può rinnovarsi, lo dimostra Pucci, Insalaco e anche Orlando. Grazie Mafai, questa sua è una valutazione personale. Politica per personale, chissà che cosa ne pensa l'onorevole Salvo Riela, buonasera, che è stato tra le altre cose avvocato di Insalaco. Sì. E noi in questa, soprattutto in questa funzione, vorremmo che lei ci parlasse di questo suo difficile e sventurato assistito. Devo dire che il processo che coinvolse Giuseppe Insalaco non è molto eloquente per illustrare la personalità di Giuseppe Insalaco, che da questa vicenda io credo non viene in alcun modo qualificato. È invece emblematico per dimostrare come si possa colpire un uomo anche al di fuori della uccisione materiale. In che senso, avvocato? Insalaco non venne coinvolto in sede giudiziaria per iniziativa della Procura della Repubblica di Palermo. Insalaco venne coinvolto in seguito ad una serie di anonimi che contraddistinsero e che accompagnarono la sua ascesa politica. Secondo lei da dove venivano quegli anonimi? E io non sono in grado di dirglielo. Io posso dirle soltanto che nella fase preparatoria del clima politico che porterà Insalaco a sedere sulla poltrona di sindaco, già parte il primo anonimo ed è esattamente del 15 febbraio del 1984. E Insalaco sarà eletto sindaco da lì a poco. Così come appena Insalaco affronta il problema delle ditte di cui lei ha parlato e in consiglio comunale invia gli atti alla Procura della Repubblica, partono gli altri anonimi. Cioè si è utilizzato ciò che si sapeva di Giuseppe Insalaco per eliminarlo dalla scena politica. Senta, come la devo chiamare? Avvocato. Avvocato. Senta, avvocato, questo che lei dice sicuramente sarà vero, però perché si utilizzasse qualche cosa bisognava che qualche cosa ci fosse. Sì. Ecco. E in effetti chi ha inviato queste lettere anonime sapeva che Insalaco era stato commissario governativo dell'Istituto dei Sordomuti. Ecco, vorrei, guardi, noi abbiamo, lei mette sì. subito il dito nella, sì. nella piaga. Noi abbiamo fatto questa domanda al giudice Caponnetto, sì. che è il giudice che ha rinviato a giudizio l'Insalaco, sì. e io adesso vorrei che abbiamo chiesto a Caponnetto come si concluse l'inchiesta e perché Insalaco venne rinviato a giudizio. Sì. Lui ce l'ha detto, vediamo sì. se lei è d'accordo con quello che adesso... Beh, ci furono vari motivi per il rinvio a giudizio dell'Insalaco. Anzitutto fu rinviato a giudizio in ordine alla vicenda della compravendita del terreno della contrada Falsomiele che gli fece come commissario straordinario dell'Istituto dei Sordomuti di Palermo. Poi si inserì nel procedimento un'altra vicenda di un altro assegno, strana poi il parallelismo delle vicende, in cui agiva come mandatario di una società e pretese una tangente di 60 milioni su un'altra vendita di un immobile di questa società. Poi è stato rinviato a giudizio anche per il reato del cui all'articolo 611 nei confronti della sua convivente per averla minacciata a rendere dichiarazioni qualora fosse stata interrogata conformi alla tesi difensiva sostenuta dai Sacconi, cioè di aver stipulato un contratto di vendita di due appartamenti che in realtà la sua convivente non aveva mai stipulato. Questa è tutta una tesi che avrebbe dovuto giustificare quell'assegno di 66 milioni. L'Insalaco non risulta mai avere svolto una propria attività. E lì nel suo interrogatorio si qualifica possidente,
A parte il fatto che nelle dichiarazioni dei redditi cercheremmo invano traccia di queste sue possidenze poi accertate, partecipazioni azionarie per centinaia di milioni, ma tutte legate alla società della convivente. Quindi egli in pratica maneggiava questi conti della convivente, le sue proprietà, i suoi interessi, e li maneggiava con molta disinvoltura. Ecco. Insomma, c'era un bel pacchetto di cose. Il consigliere Caponnetto ha ricordato dei fatti senza dubbio veri, però al consigliere Caponnetto manca la notizia di ciò che è avvenuto successivamente al provvedimento che egli ha emesso. Cioè di rinvio a giudizio. Per quanto concerne i fatti privati di Insalaco, cioè i rapporti di dare e di avere con la sua convivente, questi rapporti Insalaco li contestò sostenendo di essere lui il creditore, poiché avevano degli interessi comuni. Purtroppo su questa pagina del processo non è possibile a nessuno pronunziarsi perché i due protagonisti sono usciti di scena. La sua convivente dell'epoca fu prosciolta, i fatti privati rimasero tali perché l'inchiesta si chiuse con la uccisione dell'Insalaco. Invece la vicenda del terreno, che riguardava altre persone perché coinvolse anche i tecnici dell'UTE, si è risolta con il proscioglimento di tutti gli imputati tra primo e secondo grado, con una tesi che dimostra, una tesi espressa in sentenza da parte della Corte d'Appello, che dimostra che la valutazione del terreno fatta dall'Istituto Sordomuti fu congrua e che quindi non fu mai un atto che penalizzò la pubblica amministrazione. Quant'era la valutazione di quel terreno? L'ufficio tecnico erariale valutò il terreno 90 milioni. L'Istituto Sordomuti, con delibera del commissario governativo Insalaco, lo vendette 100 milioni. Il collegio peritale disse che non era facile dare una valutazione precisa a questo bene, poiché vi erano parecchi fattori che ne penalizzavano il valore. Però tra perizie e consulenze si oscillava attorno a questa cifra, che poi la Corte d'Appello ritenne tutto sommato congrua. Per cui, senta, ecco, ciò che mi preme, sottolineare è questo: Insalaco, al di fuori di questa vicenda, non ha avuto altri coinvolgimenti processuali penali. In seguito a questa vicenda la magistratura aprì una serie di inchieste. Tutte si sono risolte con la sua assoluzione, mai con una condanna. Siamo contenti. Ammette almeno che fu contribuente infedele. Io devo dire scusi che... tanto. Prego. Pronto? Pronto? Sì. Signor Augia? Eccoci. Ecco, buonasera. Io volevo fare una... Volevo comunicare un fatto che ho appreso appunto da Peppe Insalaco una sera. Che praticamente mi ha fatto pensare, insomma, fino adesso non ho avuto mai modo di parlare con nessuno perché non pensavo, ecco, una trasmissione alla vostra forse mi ha dato lo spunto a farlo. E brevemente, una sera eravamo in una casa a cena con delle altre persone e Peppe così si lasciò andare, diciamo, a delle rivelazioni che riguardavano chiaramente l'ambiente che era lì attorno a lui, di tutti amici, e praticamente emergeva il fatto di una persona politicamente rimasta sola al buio e raccontò l'episodio di quando lui ed Elda Pucci andarono in commissione antimafia a Roma a depositare delle dichiarazioni, a fare un'intervista con la commissione antimafia su quanto stava accadendo in quel periodo a Palermo. Ebbene, raccontava tra il divertito e un po' l'amareggiato il fatto che praticamente quando partì praticamente dall'aeroporto di Palermo e atterrò a Roma, si ritrovò in una situazione un poco strana, cioè vedeva tante volanti della polizia attorno all'aeroplano, la pista controllata, un funzionario di polizia che gli si avvicinò, il signor Insalaco, noi siamo la scorta, la portiamo noi di qua e di là. Ebbene, può sembrare un fatto da nulla, comunque io continuo poi... Chiaramente sarete voi le persone che sono lì a parlare. Dobbiamo parlare di questo. Ecco. Allora, il senso di questo aneddoto che lei ci riferisce? Sì, è praticamente quando lui andò a depositare le sue rivelazioni insieme a Elda Pucci a questa commissione antimafia ed ebbe finito e poteva andare via,
scesero giù e in Salaco non trovò neanche la macchina, ha dovuto chiamare un taxi. È una cosa che può sembrare così, forse un fatto un poco... è un piccolo aneddoto di colore che la ringraziamo di averci riferito. Ecco. Al ricordo di quest'uomo che per tanti aspetti è stato discusso molto, anche severamente. Ecco, io posso anche brevemente sintetizzare cosa... Io la pregherei di fermarsi qua, mi scusi, sa perché glielo dico? Perché sì. Sono le 10:10 e sì. Noi tra 10 minuti dobbiamo chiudere per dar spazio al telegiornale. No, d'accordo, io se potevo dare un contributo a un amico che non c'è più, ecco... Credo che lei lo abbia già dato, gentile signore. Come? Veramente. Credo che lei lo abbia già dato questo contributo. Ecco, è un episodio così, forse un aneddoto, però penso che bisognerebbe dargli la giusta importanza. La ringrazio molto. Arrivederci. Avvocato, io per così dire ritiro la domanda che avevo fatto. Se credo io posso darle la risposta. No, magari ne parliamo nella seconda parte, perché mi sono accorto che siamo molto in ritardo e siccome veramente tra 10 minuti dobbiamo chiudere, poi tanto nella seconda parte avremo il tempo. Altro. Grazie. Prego, grazie. Riassumiamo quanto abbiamo detto fino a questo momento. In Salaco è dunque una persona dal passato molto complicato che diventa sindaco per motivi che non è facile capire. Forse c'è un sincero pentimento, come almeno due dei nostri ospiti fino a questo momento hanno detto, o forse, come ha insinuato la Mafai, c'era una forza in lui che era pronta a derompere il giorno in cui fosse diventato sindaco. Fatemi arrivare e vi dimostrerò che cosa sono capace di fare. Quello che è certo è che proprio per questo suo comportamento, quale che ne fosse la motivazione, delude certi ambienti del suo partito che decidono, e questo è un fatto, di far cadere la sua giunta. Ha una disavventura giudiziaria che finisce come l'avvocato ci ha testé ricordato. Smette di avere cariche politiche, viene assassinato. Ecco il delitto che è il centro del nostro programma, come sempre. Nessuno quella sera vide niente, neanche la persona che la cui macchina era lì davanti e che venne tamponata nel finto incidente che seguì l'omicidio. Noi abbiamo preparato un breve filmato dove ci sono i tre soli indizi. Vorrei che Adriana Borgonovo ce lo mostrasse, perché noi ne parliamo un momentino. Sono tre cose. Ecco la Vespa che voi vedete qui, il Vespone risulta rubato 4 anni prima, e cioè mentre si preparava un altro omicidio plurimo, quello di 3 carabinieri. Poi le due pistole, quella a sinistra è un modello 41 automatica, non ha sparato contro Insalaco, ma è una pistola che venne usata per la strage dei carabinieri. Questo proverebbe, secondo gli esperti, la matrice di alta mafia del delitto. E poi i caschi, che potrebbero essere utili per le indagini, alcuni capelli rimasti dentro potrebbero addirittura permettere di identificare gli assassini, ma finora non si è potuti risalire a nessun nome. Gli inquirenti sperano di trovare una possibile chiave del delitto in Salaco per la verità in una perquisizione. Una prima perquisizione non scopre niente nell'appartamento. Una seconda perquisizione il giorno dopo porta di nuovo la polizia in casa di Insalaco, il fratello apre la porta, succede quello che ora vedrete. Buongiorno, abbiamo un ordine di perquisizione. Ma veramente già sono venuti ieri? Va bene. Buongiorno. Buongiorno. Vieni a vedere una cosa.
Chiudi un po' questi anni là. Buongiorno. Fotocopie di articoli relativi al caso Cassina. Sì. Foto varie. Va bene. Planimetrie catastali del comune di Palermo. Copia del mensile I Siciliani. Questo? Campi. Lettere di raccomandazione ricevute e spedite. Sì. Carteggio inerenti a gare di appalto del comune di Palermo. Sì. Lettere personali. Tesserino verde del SISDE. Un libretto degli assegni. Sì. E biglietti d'aereo per Roma. Sì. Ancora. Tesserino marrone del Ministero della Difesa. Va bene. Appunti vari. Dunque, tra quelle carte sequestrate in casa di Insalaco vengono trovati quei due tesserini, uno del SISDE, cioè il servizio segreto civile, diciamo, l'altro il SISMI, il servizio segreto militare, e uno del Ministero della Difesa che consentiva il permesso di accesso. E l'onorevole Vito Riggio, con il quale dovremo adesso essere in contatto, mi scusate. Pronto? Pronto? Sì. Sì, sono Vito Riggio. Ah, ecco, buonasera, l'avevo appena evocata, vede, sì. Che alle volte funziona. E volevo presentarla, l'onorevole Vito Riggio è democristiano, componente della Commissione Antimafia. Onorevole, lei fece a suo tempo una interrogazione al Ministro degli Interni a proposito dei tesserini di cui noi stavamo parlando, è vero? Sì. Che risposta ebbe? Beh, io chiesi a Fanfani, a caldo, diciamo, perché... Dunque era intorno alla metà degli anni 80? No, è stato... 84. 84. No, Fanfani. No. È stato subito dopo la uccisione. Io feci un'interrogazione al ministro Fanfani nell'88. A 88. Quando ci fu quel breve gabinetto, sì. Sì, e lui era allora con Goria. Sì, sì, sì. E venne a rispondere immediatamente dopo il delitto. E nella sede della Commissione Affari Costituzionali Interni, di cui faccio parte, chiesi al ministro se per caso Insalaco avesse avuto rapporti col Ministero dell'Interno e che tipo di rapporti. Questo nasceva dal fatto che nella scheda di presentazione dell'Insalaco, quando era stato eletto sindaco, io mi ricordavo di aver letto che era dipendente del Ministero dell'Interno. E mi sembrava fosse utile in quelle circostanze acquisire tutti gli elementi, se risultasse al ministro che Insalaco svolgesse attività di quel tipo. Io non facevo parte del Consiglio Comunale in quegli anni, ero entrato in Consiglio Comunale nell'85, diciamo, dopo quella... Sì. E siccome per la verità a Palermo questa cosa veniva sussurrata, in qualche modo sembrava che Insalaco avesse, diciamo, appunto come lei stessa ha detto all'inizio della trasmissione, dei particolari rapporti col Ministero, mi sembrava giusto chiederlo. La risposta del ministro al momento fu che escludeva qualunque tipo di collaborazione o di rapporto di dipendenza. Dunque quel tesserino era falso?
Così dovrebbe essere, perché però devo pensare che il ministro abbia, come dire, utilizzato la legge sul servizio segreto per coprire delle cose che non poteva dirmi, ma non ritenni che fosse questo la ragione della negazione e mi contentai di questa domanda. Onorevole Riggio, recentemente si è tornati a parlare di quel tesserino dopo l'esplosione, il caso di dire dell'affare Gladio. Sì. Lei è tornato con la memoria a quei fatti, ha fatto qualche deduzione, ne ha... Ma guardi, io credo che per la verità la Gladio siciliana, di cui si è chiesto di conoscere integralmente gli appartenenti, doveva essere molto più antica rispetto ai fatti di cui ci stiamo occupando. E non mi è sembrato che ci fosse una connessione, però voglio dire, non ho approfondito l'argomento, anche perché lei, come lei sa, questa questione di Gladio, a parte le neuratizzazioni che sta creando, tuttavia all'attenzione del Comitato sulla Vigilanza dei Servizi Segreti e della Commissione Stragi. Non so se gli investigatori che hanno continuato a lavorare sul delitto in sala abbiano, come dire, ulteriormente approfondito la questione. Speriamo che le due commissioni possano avere al più presto i documenti. Esatto, che sono stati... Io sono tra quelli che dice che appunto per fare chiarezza bisogna, come mi pare del resto abbia deciso il governo, togliere del tutto gli omissis e smetterla di utilizzare Gladio per altri fini e capire se qualcuno ha deviato, che lo si dica. Purtroppo quella promessa che era stata fatta, mi pare, il 9 di dicembre, oggi non è stata ancora mantenuta, ma credo che prima della fine dell'anno, se dobbiamo credere... Io sono convinto di sì, perché non credo che sia nell'interesse di nessuno continuare a costruire castelli, bisogna accertare le verità, insomma, come nel caso di Insalaco. Piuttosto... Mi dispiace che lei non sia qua, mi pare, ma mi hanno detto che lei ha un po' di influenza. Io purtroppo sono... Senta, onorevole, un'ultima cosa. Prego. Mi scusi se la disturbo. Lei ha chiese l'acquisizione della sentenza Caponetto alla Commissione Antimafia. Sì. Perché? Beh, perché vede, anche in questo, siccome mi sembrava opportuno che non fosse trascurato nessun elemento di giudizio sulla persona, vede, io Insalaco lo conoscevo poco perché appunto lo avevo visto come tutti e non volevo che ci fossero né demonizzazioni né angelicazioni. Quando succede un delitto così grave bisogna che tutti cerchino la verità senza trascurare nulla. Ora, siccome io stesso non sapevo che cosa era accaduto in sede di sentenza di rinvio a giudizio, mi sembrava utile conoscerlo. Non c'è dubbio. Grazie, tanti. Prego. Auguri per la sua Grazie salute. Grazie tante. Buonasera. Arrivederci. Proseguiamo dunque il nostro racconto. Ci fu un altro ritrovamento dopo quello delle due valigie, anzi il ritrovamento, quello che fece più chiasso di tutti. Qualcuno con una soffiata fece scoprire sopra il negozio di antiquario di Insalaco in via Papiereto una garçonniere. Nella garçonniere, ecco, il filmato ci mostra che cosa venne ritrovato. Dottore, venga su.
Eccolo qui, quel memoriale di cui avete visto la ricostruzione, pubblicato, venne pubblicato integralmente, questa è la copia del quotidiano L'Unità che lo pubblicò per intero e questa che ora vedrete, eccola qui, è la copia del quotidiano La Repubblica che parzialmente lo pubblicò, quel memoriale di Insalaco ritrovato in via Papireto. Una delle frasi iniziali più inquietanti testualmente diceva: quello che noi chiamiamo potere occulto è in realtà un potere esercitato alla luce del sole, il mio errore è stato di capire che cosa è veramente Palermo. In quel memoriale, per la verità, c'è anche un altro episodio che a suo tempo colpì. Io ne parlerò col protagonista che viene evocato in quell'episodio, che è l'onorevole Aristide Gunnella. Buonasera, onorevole, come la devo chiamare? Segretario regionale del PRI o non più? Gunnella, non sembra che sia molto più semplice la questione? È più semplice, no, perché siccome è una cosa di cui si è molto parlato... Ah, sì, andava... Sono membro della direzione nazionale del PRI. Senta, onorevole Gunnella, lì c'era nel memoriale Insalaco c'era un episodio in cui Insalaco diceva che una sera, avendolo trovato, era nell'85, avendola incontrata in una mostra, inaugurazione, una vernice di una mostra, lei gli si avvicinò e gli disse: caro Insalaco, Cassina ha detto che la tua fine è vicina. Più o meno, cioè, ricordo a memoria. Come andarono le cose? Non andarono esattamente così. Sentiamo. C'era questo vernissage di un amico, di uno scultore, Mitto Rai, che io stesso avevo spinto ad esporre a Palermo perché mi interessavano le sue sculture. In questo vernissage naturalmente non potevano essere presente, anche se in quella galleria d'arte io ero un frequentatore quasi abituale. Là c'era pure Insalaco, per puro caso. Mi avrà salutato. Lei non ricorda esattamente? Lo ricordo esattamente, mi ha salutato. L'ho salutato cordialmente, come sempre facevo, e basta. Non mi ha detto niente, né io gli ho mai parlato di niente. Dunque Insalaco se l'ha inventata quella cosa? Perché? O Insalaco, chi per lui, non lo so. Ah, perché dice? Perché lei pensa che quel memoriale non sia suo? Ma no. Chi per lui, nel senso che qualcuno potrà aver suggerito successivamente queste cose. Ma voi eravate nell'episodio, come racconta Insalaco, voi eravate soli, a faccia a faccia? No, assolutamente no. Ce ne saranno state almeno 50-60 persone. Nella galleria? Nella galleria, sì. Ma questa battuta di dialogo? Voglio dire... Non esiste nessuna battuta di dialogo. Non mi ha detto mai niente, né gli ha detto mai niente. Lei mi sta dicendo, noi ci salutammo normalmente. Basta. Quello che rimane misterioso è perché... povero Insalaco si dovesse inventare una cosa del genere. Le dico subito perché la risposta la può dare soltanto, per la verità, Insalaco, lo potranno dare poi i giudici. Ma io ritengo che ci sia un fatto, un antefatto che bisogna dire, ed è il seguente. Insalaco era il sostenitore del rinnovo a trattativa privata dell'appalto di Cassina. Era lui. No, rinnovo a trattativa privata. Insalaco, questa era la sua posizione e si batteva per questo. Durante la Giunta Pucci. La Giunta Pucci, con molta intelligenza, e devo dare atto al sindaco Pucci di grande coraggio e di grande decisione, portava avanti invece la licitazione privata, cioè possibilità di mettere in gara gli appalti. Esatto. Il Consiglio Comunale di Palermo, tutte le forze politiche di Palermo, avevano deciso che si passasse alla licitazione privata e che non si rinnovassero per niente i contratti così come si era fatto nel passato. Quindi c'era una decisione politica che impegnava tutte le giunte. E la dottoressa Pucci portava avanti questa impostazione. Per cui quando Insalaco divenne sindaco, praticamente non poteva che eseguire un dettato del Consiglio Comunale. Non aveva nessuna autonomia per poter fare altro che questo. E lui su questa strada, ecco la sua frase, continuò l'azione della Pucci, perché quella era l'indicazione politica che veniva da tutte le forze politiche, presenti in Consiglio Comunale, da tutte le forze politiche. Lei non si sorprese dunque della posizione che Insalaco prese dopo la sua elezione a sindaco? No, perché c'era un dettato del Consiglio Comunale e il sindaco doveva obbligatoriamente stare a quella direttiva che il Consiglio aveva dato, cioè licitazione privata, non più trattativa privata. È tutto semplice, cioè, è un fatto che molti hanno sempre sottovalutato, sottotaciuto. Il problema dei grandi appalti era stato risolto sotto l'amministrazione Pucci. Quello che noi abbiamo saputo questa sera da voi, che ne siete stati testimoni diretti o addirittura protagonisti, è che quella presa di posizione di Insalaco dopo la sua elezione a sindaco, insomma, in pratica non sorprese nessuno.
chi l'attribuisce a una forza che aveva dentro e che eruppe, chi ha un mandato vincolante delle amministrazioni comunali sua o precedente, chi ha una posizione che comunque andava presa, insomma nessuno si sorprese. Eppure forse su quella decisione in Salaco ci rimise la vita, o no? Ma è una domanda questa qua che va posta ai giudici, il voler collegare questi fatti all'omicidio. Io ritengo che sul piano politico, e posso rispondere soltanto sul piano politico, il problema degli appalti era stato risolto sotto l'amministrazione Pucci con molta fermezza da parte di tutte le forze politiche. Anzi, vi erano alcune forze politiche che avevano portato avanti un disegno, quello delle società miste, che sta trovando oggi la sua realizzazione. Quindi a me sembra che il voler immaginare che fosse in Salaco a poter determinare una forma differente di contratto è un errore storico, perché già si era già determinato, quindi in Salaco non poteva altro che proseguire sulla strada indicata dal Consiglio Comunale e che la Giunta Pucci aveva recepito. Grazie onorevole Cunnella. Io credo che questa sia materia di discussione per la verità ed è per l'appunto quello che mi proporrei di fare di qui a pochi minuti con voi protagonisti, quando, scusandomi con le colleghe del telegiornale per aver ritardato di 12 minuti la fine di questa prima parte, non appena tra 6 o 7 minuti il telegiornale sarà concluso, ripeto per l'ultima volta l'appello 0769-7399, purtroppo vedo alcune telefoniste, 3, 4 su 6, disoccupate, col telefoni a bassi. Io pregherei veramente di fare uno sforzo, ecco, vedete, ci sono le... Ecco, adesso è arrivata una telefonata lì, ma insomma non c'è quel fervore che in genere c'è durante queste trasmissioni. Non c'è, purtroppo non c'è ancora. Speriamo che arrivi nella seconda parte. A tra poco. Alle 10:28, eccovi collegati per la seconda parte di Telefono Giallo sul caso in Salaco. Vorrei presentarvi tutti i nostri ospiti intanto, che sono felicemente numerosi, facendo appello fin d'ora alla loro nota capacità di stringatezza e di sintesi, cominciando da Lucio Galluzzo, giornalista dell'ANSA di Palermo, Michele Gambino del settimanale Avvenimenti, avrei già dovuto parlare con lui nella prima parte, purtroppo il tempo non ce l'ha consentito. Il senatore Silvio Coco, sottosegretario alla giustizia, l'onorevole Stefano De Luca, sottosegretario alle finanze, l'avvocato Salvo Riela, che abbiamo già incontrato nella prima parte, avvocato che difese l'Insalaco, tra l'altro Simona Mafai, che all'epoca dei fatti era la capogruppo comunista al Comune di Palermo, l'onorevole Salvo Andò, buonasera Andò, responsabile dei problemi dello Stato del Partito Socialista, l'onorevole Aristide Gunnella, membro della direzione nazionale del Partito Repubblicano, come ci ha ricordato poc'anzi, Luigi Mers, consulente legale della ex Lesca, la ditta appaltante, le saranno fischiate le orecchie, avvocato nella prima parte, Luigi Cocilovo, segretario confederale della CISL, e il dottor Giuseppe Bosco, che abbiamo felicemente incontrato nella prima parte, segretario generale del Comune di Roma. Abbiamo 30-40 minuti, signori, e l'argomento è complicato. Gambino. Quel memoriale col quale abbiamo chiuso la prima parte, che c'era scritto in estrema sintesi, i punti? Beh, è un testamento politico che Insalaco lascia quasi avvertendo qualcosa che dovesse succedergli, ed è soprattutto uno spaccato incredibile della vera Palermo, della Palermo che conta e di come si muovono gli affari a Palermo. Ci sono tre punti in particolare che colpiscono. Il primo è tutta la vicenda relativa agli appalti alla ICEM e alla Lesca. A prescindere dai motivi per cui Insalaco vuole mettere in gioco quegli appalti, cioè, si vede nel racconto che Insalaco fa di quelle settimane come gli appalti non si decidano nella sede propria, che sarebbe cioè la gara d'appalto, ma al di fuori di quella sede, in un coacervo di relazioni tra imprenditori, politici e magistrati. Un'altra cosa sono le interferenze dei politici sui magistrati nell'inchiesta in Salaco. In Salaco continua a dire: occhio, ho visto Ciancimino, Lima e Gioia, loro hanno promesso di
telefonare al dottor Palazzolo, che è un altro magistrato, per intercedere in mio favore. Una serie di rapporti non del tutto, come dire, limpidi tra magistratura, diciamo, e politici. Il terzo punto è il Santo Sepolcro. Questa che cos'è il Santo Sepolcro? È un'associazione apparentemente anacronistica, un gruppo di persone che si mettono insieme per difendere il sepolcro di Cristo. In realtà è un club molto esclusivo e molto, molto particolare. Il suo capo è Arturo Cassina, cioè il proprietario della Lesca, e insieme a lui, in questa associazione che si riunisce molto all'anno con spadine, toghe e vari ammenicoli, ci sono una serie di personaggi che probabilmente, vista la loro funzione, avrebbero fatto meglio a non esserci. Nel senso, abbiamo un deputato cristiano che è Carollo, che tra l'altro è anche piduista, e poi il capo della Scuola Mobili Salerno, parlo dei dirigenti dell'epoca, il questore Montesano, il capo della procura Paino. Ma sarà un'associazione di cavalieri, una delle tante associazioni di cavalieri che si perdono dal tempo delle crociate, no? Sì, infatti non ha molto senso se la vediamo. La cosa inquietante è che, insomma, c'è un imprenditore quantomeno discusso che sta insieme a una serie di uomini. Questi sono i punti, in estrema sintesi, sì. Poi c'è quell'elenco famoso dei buoni e dei cattivi che abbiamo visto anche, sì, nel filmato. Che era questo elenco dei buoni e dei cattivi? In sala dà delle pagelle agli uomini che ha incontrato nella sua vicenda politica. Io ho qui l'elenco dei buoni e dei cattivi, appunto, se volete ve lo posso leggere. Tra i buoni ci sono alcune vite della mafia, il giudice Terranova, il democristiano Reina, Michele Reina, l'ex segretario provinciale dell'ADC, il segretario del PC Piero La Torre, il generale della Chiesa, il cardinale Pappalardo. Dei presenti c'è nessuno tra i buoni l'ex o tra sindaco i cattivi. Zappucci, sì, e il procuratore Viola, questi sono i buoni. Tra i cattivi c'è l'onorevole Gunnella. Tra i buoni c'è Cocilova. Ah, c'è anche Cocilova, sì. Tra i buoni c'è Cocilova. Tra i buoni c'è Cocilova. Complimenti. Tra i cattivi c'è Francesco Canino, con deputato DC, Vincenzo Paino, appunto, che era un cavaliere del Santo Sepolcro. Come mai Gunnella, lo spiega perché Gunnella l'ha messo tra i cattivi o no? No, erano no. Due, io ah, due, liste erano due liste nude, nude e crude. Sì. Ma vabbè. L'ha visto lei come è cancellato Gunnella poi? Sì, c'è una sottolineatura. No, cancellato. Beh, la cosa interessante. Ma questo è così come venne ritrovato, sì, c'è sì, già sì. La cancellatura. Sì, sì. Si vede che aveva avuto un ripensamento. Poi c'è Ciancimino, Lima. Senti Gambino, che fine fece questo memoriale? Che peso gli venne dato? Poco peso. Il memoriale fu travasato nel rapporto che allora un dirigente della Mobile, il dottor Montalbano, fece al questore, al capo della squadra Mobile. E però in quel rapporto Montalbano fece, diciamo, un errore, nel senso inserì la frase che diceva il delitto in sala con delitto politico mafioso. Su questa frase si innescò una polemica tra lui e i suoi dirigenti, anche in seguito a quella polemica, ma anche probabilmente c'erano anche altre storie, Montalbano venne trasferito e l'inchiesta in sala poi prese altre strade. Signori, noi abbiamo davanti a noi varie strade, perché la materia che è stata posta sul tavolo è, diciamo, complicata e abbondante. Io vi consiglierei, se volete, di concentrarci tutti su un aspetto che poi è al centro del problema. Lo so che la domanda può sembrare imbarazzante, ma noi dobbiamo chiederci, perché è nostro dovere in questa sede, perché in Salaco venne ucciso? È qualcuno degli avvenimenti che qui abbiamo rievocato che può essere all'origine del suo assassinio? Gambino adesso ci ha ricordato che addirittura un commissario di polizia aveva qualificato quel delitto come politico trattino mafioso. Noi abbiamo detto mafioso. Perché? C'è qualcuno che si sente di... Andò, lei si sente di dare una prima risposta? Ma io non credo che vi sia, come dire, un movente di tipo personale. C'è dubbio che in Salaco viene ucciso per ciò che ha fatto come uomo politico, come uomo pubblico. Quindi c'è un preciso rapporto tra le funzioni che ha svolto e la sua fine, in un certo senso, come risultato anche dalle testimonianze acquisite nel corso di questa trasmissione, per molti aspetti annunciata. Ecco, io non so se da questo punto di vista la lettura del memoriale possa essere utile per capire di più.
proprio perché nel memoriale in Salaco, come dire, non sviluppa un ragionamento unitario. Nel memoriale vengono indicati dei fatti, ma soprattutto fornisce una sua visione dei fatti stessi. E lo fa in modo abbastanza incoerente, parla poco di sé e credo che parli anche poco dei suoi amici, come spesso si fa in documenti, come dire, che hanno questo tipo di destinazione. Parla molto di coloro i quali riteneva suoi avversari e ne parla, a mio giudizio, nell'ottica di chi si è sentito e si continua a sentire un perseguitato. Da questo punto di vista non c'è dubbio, tutta la vicenda giudiziaria che prende le mosse, credo, nell'84, la vive come una vicenda giudiziaria mirata alla sua liquidazione. E poi le pagelle, io credo che sono pagelle, come dire, che si giustificano su questa base. Tutti coloro che a suo giudizio l'hanno perseguitato stavano all'interno di una trama che tendeva a liquidare. Vede, andò, io su quelle pagelle sorvolerei, però il sorvolare su quelle pagelle ci potrebbe portare a sorvolare anche su tutto il resto, che invece forse... Io credo ci sono elementi di verità sicuri, insomma, tutte quelle cose che dice sui comitati d'affare, sul modo come si gestiscono gli appalti, beh, io credo che lì racconta fatti che gli sono molto noti. Ecco, io non riesco a collegare bene questi fatti o la visione che poi fornisce attraverso il memoriale dei fatti stessi con la sua storia personale, che è una storia, soprattutto mi riferisco agli anni che precedono la sindacatura, ricca di luci e ombre. Se non sbaglio anche il pentito Calderone, credo, che parla dei rapporti tra Insalaco e Bontade, soprattutto rapporti che si sviluppano nella seconda metà degli anni 70, appoggio elettorale e quant'altro. Può darsi che poi vi sia questa esigenza di affrancarsi da questa storia, da questo tipo di consuetudini. Ecco. E lì probabilmente interviene un elemento di frattura che può avere messo in moto chissà quali forze. Gunnella, che è seduta accanto a lei, ha detto prima che non c'è tanto da sorprendersi di quell'atteggiamento che ebbe Insalaco subito dopo l'elezione, perché lui era vincolato da decisioni della giunta addirittura precedente. Lei condivide? Sì, ma io credo che bisogna andare al di là del fatto, cioè è l'atteggiamento complessivo. Se veramente Insalaco vuole essere padrone del proprio destino politico, una volta divenuto sindaco non c'è dubbio che doveva fare i conti con la parte pregressa della propria storia e probabilmente con condizionamenti che ancora erano lì, ben visibili, che potevano ben operare e potevano ricordare in modo minaccioso rapporti pregressi. Noi, quando abbiamo... Ho citato Calderone appunto perché credo che questi rapporti, non so se si sono modificati, Galluzzo sono si ricorda esattamente un certo quella... tipo li ha avuti. Il collega Galluzzo si ricorda esattamente quella... Che cosa disse Calderone? Calderone, negli atti depositati si legge che Calderone disse, che Calderone riferisce di un suo colloquio con Stefano Bontade, poi ucciso. E Bontade, cito a memoria, ebbe una battuta di autoironia su se stesso e dite guardate che cosa, gli dice a Calderone, guarda che cosa mi tocca fare, devo fare campagna elettorale per Insalaco che è figlio di un maresciallo di carabinieri. Questo dice il pentito. Certo. Mi questo pare appunto, che è una delle cose vincolanti, sì, della è una mafia, notizia è riferita che non si perché credo avere... che dica anche che non l'ha mai conosciuto il pentito Insalaco, credo. Questa era la cosa. Ora noi, quando preparavamo questo programma, ci siamo posti, senatore, come davanti a questo cambiamento di un uomo che, diciamolo pure, ha un inizio un pochino, come ricordavano, con molte ombre e che poi improvvisamente ci siamo posti quasi in una dimensione di sorpresa letteraria, vorrei dire. Proprio ricordavo all'inizio di questo programma Sciascia e Pirandello. Lei condivide? Condividerebbe o no? Ma io... Dico, per quello che ricordo, la decisione di dare gli appalti a licitazione privata, che significa con molte ditte invitate a partecipare, è stata una decisione della giunta Pucci. Anzi, ricordo che la dottoressa Pucci una volta mi disse che si era discusso in giunta se portare una proposta aperta, decida il Consiglio, se procedere a licitazione privata o a trattativa privata. Trattativa privata significa confermare
gli appalti alle ditte che già l'avevano, ovvero quindi, aprirla ad altri. Lei è d'accordo con Gunnella, diciamo? Io ricordo questa, e la Pucci mi disse, fu una decisione che presi io, cioè presa la dottoressa Pucci, di presentarsi al Consiglio Comunale non con una proposta aperta, ma con la proposta della licitazione privata, quindi aperta a tutti. Questo mi ha detto, e non credo che mi abbia detto una bugia. Comunque è una cosa questa che si può accertare, perché dagli atti del Comune di Palermo, e la senatrice Mafai questo lo può confermare o smentire, risulta quando fu presa questa decisione. Ecco, la Mafai appunto mi pare che invece non fosse d'accordo. Io voglio, sì, perché io voglio proprio contestare questa visione idilliaca che dà l'onorevole Gunnella della situazione del Consiglio Comunale relativamente alla questione degli appalti. La Pucci senza dubbio fa la scelta intellettuale per la licitazione privata, cioè per la gara aperta. Quindi è vero. Però questa scelta politica, senza dubbio, di cui va a dare atto, non era ancora supportata dagli atti amministrativi, cioè dal capitolato di gara e dalla delibera che doveva effettivamente poi scegliere questo tipo di gara. Perché, no, questo è molto importante, perché altrimenti, caro Gunnella ed anche caro senatore Coco, non si capisce perché dopo due mesi l'Insalaco viene affossato dal suo stesso gruppo democristiano, perché è Midolo che, dando le dimissioni, fa cadere Insalaco. E l'elezione del capogruppo democristiano Curatola, che Insalaco tenta per puntellare la giunta, non ha esito perché Curatola rifiuta di accettare la delega. Anzi, se posso portare un po' di sale a questa trasmissione, io ricordo che un giornalista palermitano su un quotidiano cittadino fece una domanda al senatore Coco e disse: senatore Coco, lei che adesso è commissario della Democrazia Cristiana a Palermo, come mai non dice nulla su questo atto di Midolo? Perché non lo sospende dal partito? Perché non lo denuncia ai propri viri? Oppure lei è d'accordo con Midolo? Lei, senatore Coco, commissario della Democrazia Cristiana a Palermo, e che rispose assiste a questa... Senatore Coco non risponde. No, non risponde. E siccome penso che sarà l'ultimo intervento, vorrei dire un'altra cosa. Nell'udienza, nell'audizione che Insalaco chiede alla Commissione Antimafia, Insalaco dice che, avvertendo le resistenze all'interno del suo gruppo, lui si rivolge a Lima per chiedere di pacificare la cosa. E Lima dice, è nell'audizione dell'Antimafia e nei testi, dice: rivolgiti a Ciancimino, che è il capogruppo, diciamo così, del gruppo di Midolo. E allora Insalaco, il capocorrente e allora Insalaco ha un incontro con Ciancimino nella sede della Democrazia Cristiana, e Ciancimino gli dice che vuole conoscere gli atti amministrativi prima. Insalaco dice che fa un'affermazione di autonomia, che non glieli vuole far vedere prima. Ma a parte questo, io la domanda è, con questo ho finito: Lima, in quel momento, perché dice a Insalaco di rivolgersi a Ciancimino? Ciancimino da un anno non è più dirigente della Democrazia Cristiana, non è più responsabile degli enti locali della DC, perché fu tolto nell'83, non aveva più neanche ritirato la tessera della Democrazia Cristiana, per cui ufficialmente Ciancimino non era più capocorrente. Tanto è vero che il gruppo dei ciancimignani si era diviso in due tronconi. Tanto è vero che l'onorevole Letta Martini alla Commissione Antimafia interrompe Insalaco dicendo: ma non esiste più la corrente di Ciancimino, perché Ciancimino non è più nel partito. Ma Lima, nel giugno dell'84, dice ancora a Insalaco: rivolgiti a Ciancimino. De Luca, senatore, subito dopo lei. No, perché De Luca non ha mai... voleva dire una cosa. Voleva rispondere lei per fatto personale, come dite voi. La delibera. Un po' di verità la voglio fare, perché io il testo originale delle delibere, perché sono abituato a ragionare sulla realtà. Allora, questa è la delibera del 24 giugno, solo tre righe. Gli uffici tecnici competenti e a disposizione avevano già predisposto gli elaborati tecnici per bandire la gara per licitazione privata. Questa è la delibera fatta in sala, ed era già stata predisposta dagli uffici tecnici. E poi viene fatto un gruppo e a disposizione. Non è vero che è in sala a fare questo. Questi sono... Il 24 giugno era già in sala. Se la volete leggere. È appena entrato in sala, ma no, già gli uffici tecnici avevano predisposto. In sala il 10 aprile entra. Signora, questi sono le delibere di giunta. Del 25, che data è? Che data è? 25 giugno. Il sindaco è in Salaco e dà, scusi, in Salaco,
proroga i contratti di appalto, proroga i contratti con l'assenso di tutto il Consiglio, compresa la signora che non si oppone, compresa la signora Mafai che non si oppone e poi dopo fa una denuncia, con la sola opposizione di qua, quindi con tutto il Consiglio, non la Giunta, attenzione, molto importante questo, e li proroga per altri 6 mesi e poi verranno prorogati ancora con altre ordinanze al di fuori della volontà della Farsura, contro la volontà della Farsura all'oralesca, ma già era stata presa questa decisione. Insomma, la questa tesi Brunella è semplicemente una decisione precedente. No, scusi, quello che ha detto Brunella. Il 25 giugno sono esattamente 10 giorni prima che Insalaco viene fatto saltare. Perché è il 7 luglio le dimissioni di Midolo, quindi il 25 giugno sono 10 giorni allora, prima. Allora, la delibera di giunta, c'è una delibera di consiglio che è stata assunta molto tempo prima, in cui si decide esattamente di rinnovare la licitazione privata e in tal senso impegnava il consiglio, e questo c'era allora il sindaco Pucci. E questo è lo sviluppo naturale. Cosa, sì, e De Luca sono siamo debitori di una cosa subito dopo la telefonata. Pronto? Pronto? È caduta la linea. Cocco. Dunque, io mi sorprendo molto che... Non è caduta la linea. Pronto? Ciancimino sono. Pronto? Sono Ciancimino. Ah, buonasera Ciancimino. Buonasera. Allora, qui siamo... Ho ascoltato la trasmissione. Molto bene. E vorrei dare dei chiarimenti. Ha detto l'onorevole Mafai che la delibera non era supportata dai capitolati, sia quella della manutenzione dell'illuminazione, sia quella della manutenzione della strada. Questo non è vero, non è assolutamente vero. Il capitolato della illuminazione, ed è documentale, stiamo attenti, il capitolato della illuminazione era pronto sin dal 1980, risulta dagli atti, tant'è che di questo capitolato si è servito Martellucci per fare prima, in un primo tempo, l'appalto concorso, successivamente la trattativa privata. Si è servito di questo capitolato. La Pucci, quando ha fatto la licitazione privata, si è servita di questo capitolato. Il capitolato era pronto prima di Martellucci, quello dell'illuminazione. Andiamo a quella delle strade delle foglie. Ciancimino, posso pregarla, siccome sono, capisco la sua intervento, ma siccome sono cose molto tecniche, che sia vada per sommi capi, ecco questo. No, quando io sto facendo delle affermazioni sintetiche, la dice che non era, io dico che se erano pronti, la sintesi fino a un certo punto. Va bene, allora, vada al secondo punto. Capitolato della manutenzione delle strade e foglie. Il capitolato della manutenzione strade e fogne, l'appalto scadeva il 31 dicembre del 1983, e questo è documentale pure, il capitolato Midolo lo aveva spedito al sindaco il 21 novembre del 1983, e c'era tutto il tempo materiale per fare gli appalti, nella forma che riteneva più opportuna il sindaco o l'amministrazione, chiaro? Quindi capite, erano pronti, ed è documentale. Dire questo è falso, ed è vergognoso che questo falso lo dica un deputato, cioè l'onorevole Mafai, che era consigliere comunale, queste cose le doveva sapere. Tutte queste sono agli atti di tutti i processi. Questi fatti, sono agli atti di memorie che io ho presentate alla Commissione Antimafia. Gli è che forse non sono stati eletti, chiaro? E sono documentali, ripeto. Altro aspetto della situazione, le dimissioni di Midolo. Midolo si è dimesso sugli appalti o ha fatto cadere le giunte Insalaco e Pucci. Non è vero. La giunta Pucci è caduta per il disimpegno del Partito Socialdemocratico. La giunta Insalaco è caduta per il disimpegno del Partito Socialista. Questo è documentale. L'onorevole Cornella tutte queste cose le sa, perché le ha vissute, e le sa pure il senatore Coco perché le ha vissute, perché in quel momento il senatore Coco era commissario della Democrazia Cristiana. Se il senatore Coco mi vuole smentire, io sono pronto ad accettare la smentita. Vediamo, scusi, Ciacimino. Tutto questo che dico io tutto quello è scritto negli atti. Può per favore restare in linea e sentiamo quali sono le reazioni alle sue parole qui in studio? Coco.
Dunque, anzitutto mi sorprende molto, detto poco fa, che la senatrice Mafai parla che di fronte a, non lo so, di fronte al comportamento del consigliere Midolo, dell'assessore Midolo, io sia rimasto in silenzio. Io allora criticai aspramente le dimissioni di Midolo, ritenendole collegate soprattutto alla vicenda delle municipalizzate. Allora io ritenni che fosse stato, però Ciancimino non era d'accordo in questo. Io non lo so che cosa pensano gli altri. Io allora ebbi l'impressione che Midolo si sia dimesso perché non aveva accettato, anche se diceva che formalmente era d'accordo, credo che poi abbia votato pure a favore per la vicenda delle municipalizzate. Se c'erano altri motivi nella testa di Midolo, questo io non lo so. Comunque io allora criticai aspramente questa decisione di Midolo, forse troppo aspramente, allora fui anche accusato di non avere molta diplomazia politica, quindi devo smentire, scusami Simona, ma devo smentire quello che tu hai detto, che io sia rimasto in silenzio in una situazione del genere. Io allora presi posizione nettissima. Questo voglio ripetere quello che ho già detto. Le mie conoscenze sono le seguenti. La Pucci decise la licitazione privata, almeno come scelta politica. Successivamente tutti i gruppi erano d'accordo nel continuare questa scelta. Non so se lo facevano perché nel loro animo ne erano contenti o perché non avevano il coraggio di dire diversamente. Queste però sono cose per le quali io posso avere delle impressioni personali che non hanno importanza. Poi la terza cosa che io ho criticato, le dimissioni dell'assessore Midolo, e poi non credo di poter dire altro, ho detto quali sono i miei ricordi, e comunque se altre domande mi si fanno lei io sono dispostissimo rispondere. A rispondere. De Luca, sottosegretario De Luca. Se mi consente vorrei fare una piccola provocazione e credo che finora sia stato dato quasi per scontato che, però adesso sta venendo fuori che forse c'erano altre ragioni, che la giunta in Salaco, io allora non ero in consiglio comunale, sia caduta per la storia degli appalti. Io credo che in realtà le dimissioni di Insalaco furono strettamente connesse al procedimento penale che c'era sulla sua testa e alla preoccupazione certa di un imminente ordine di cattura che poi arrivò alcuni mesi dopo. Sì. Ecco, allora, se noi invece di enfatizzare un episodio che probabilmente, come dire, era certamente una questione politicamente importante in quei giorni a Palermo, invece dicessimo al di fuori di quelle che erano probabilmente le motivazioni formali, la vera ragione per cui Insalaco fu costretto ad andarsene, cioè la preoccupazione che un sindaco in carica venisse arrestato, e allora partendo da questo si spiegano molte altre cose. Per esempio si potrebbe spiegare, connettendo questi fatti con la personalità che è venuta fuori certamente complessa di Insalaco, possono spiegarsi molte altre cose. Per esempio, lei ha detto prima, era un dipendente del Ministero dell'Interno, non lo era, aveva un lavoro, era possidente, che cosa era? Insomma, io conoscevo Insalaco da 30 anni, cioè da quando un ragazzino arrivò a Palermo, e lo conobbi all'Università di Palermo, dove allora noi, con i calzoni corti, appassionati di politica, facevamo politica universitaria. Insalaco era insieme a noi. Io, molti anni dopo, scopersi che Insalaco non è mai stato universitario. No, questo per inquadrare il personaggio, e poi io ho sempre ritenuto, ma perché lo diceva lui, che lui fosse un funzionario del Ministero dell'Interno, con quelle strane situazioni per cui, non so, magari aveva modo di non andare in ufficio. Oggi, dopo la sua morte, si fanno una serie di ipotesi, se ne è parlato anche questa sera, servizi, non servizi, negli ultimi giorni è venuta fuori la questione di Gladio. Non c'è dubbio però che Insalaco faceva una vita dispendiosa. Allora delle due l'una, o aveva un lavoro lautamente retribuito o non lo aveva, e se non lo aveva
Beh, come viveva? Viveva di politica. Mio padre mi ha insegnato che bisogna vivere per la politica, ma non di politica. Questa è un'altra cosa sconvolgente. Allora, se interconnettiamo questi due fatti con il terzo, le sue dimissioni e poi il suo arresto, e quello che avvenne immediatamente prima, e le sue deposizioni alla Commissione Antimafia e poi l'ingresso inaspettato all'Assemblea regionale siciliana. Beh, non si può immaginare a un'ipotesi di pentimento pilotato, cioè di un pentimento funzionale, come dire, a una copertura. E se questo si connette con un altro fatto, che questo è processuale, questo è importante, me lo lasci dire Augias, questo è importante, lui quando era detenuto scrisse delle lettere ad alcuni esponenti del Partito Comunista Palermitano, una in particolare all'onorevole Colaianni, dicendo, chiedendo aiuto e promettendo una cosa, dice, ti sorprenderai, scriveva in questa lettera, ma qui nel seggio del Lucciardone troverai dei voti. Beh, anche questa è una chiave di lettura del personaggio, cioè un personaggio militante di un partito, deputato all'Assemblea regionale in carica in un partito, per quanto nelle condizioni psicologiche di un detenuto che possiamo comprendere, che però promette voti a personaggi di altri partiti. Ecco, questa è un'altra questione su cui bisognerebbe riflettere e poi si potrebbe devo fare una sola, se lei ha ragione, se la ragione per la quale in sala così dimise fu il timore che un sindaco in carica venisse arrestato in una città importante in Italia, forse bisognava pensarci prima, cioè non eleggere un sindaco che aveva la spada di Damocle di una denuncia. Ma le lettere anonime che innescarono il processo penale sono proprio di pochi giorni prima, quindi materialmente non c'era la notizia. Senatore Coco ebbe notizia di questa faccenda nella sua funzione di commissario della Democrazia Cristiana e ritenne di dovere di fatti mandare questo anonimo all'autorità, non so se all'autorità giudiziaria o a chi altro, comunque certamente se ne preoccupò. Ma fai, c'è Ciancimino in linea, lei gli vuole rispondere? No, io non credo che vorrei soltanto ricordare, siccome l'ho molto presente l'intervento di Midolo, l'ho anche riletto prima di venire qui in trasmissione, che Midolo contesta la scelta fatta da Insalaco per la licitazione privata, anzi dice esattamente che secondo lui doveva essere il Consiglio Comunale da solo, diciamo in funzione assembleare, a decidere sul sistema di appalto senza che la Giunta predisponesse già la sua scelta. Poi accusa Insalaco di cattivi rapporti personali, accusa Insalaco di aver scavalcato Midolo nella sua funzione di assessore alle manutenzioni e si dimette irrevocabilmente. E quindi voi sapete che se una giunta non è completa, la giunta non può funzionare. Quindi questo provoca immediatamente le dimissioni del sindaco, a meno che non viene sostituito. Sostituzione che avvenne con il capogruppo DC che non ebbe il coraggio di entrare mai in assessorato e rifiutò la delibera. Ma non ebbe quindi il coraggio perché fu annullata la delibera, non ebbe il coraggio perché fu annullata, quindi non poteva. Lui fu in tenaglia, fu in tenaglia in sala, non aveva via d'uscita. Ciancimino, ecco, abbiamo risposto alle sue osservazioni. No, il capitolato di appalto. Aspetti, c'è un'aggiunta alla risposta. Ciancimino. Io sostengo che i capitolati c'erano e gli uffici tecnici l'avevano preparato. Sì. Uno sin dal 1980 e uno dal 1900, cioè comunque prima delle scadenze dei due appalti. Sì, ma come lei ha detto, quel capitolato poteva servire sia alla trattativa privata che alla gara d'asta. Quindi il problema era. D'accordo. Ecco, questo volevo. Da parte della la quale sostiene di aver letto le dimissioni. Vuole parlare? Capitolati c'erano, ma erano di tutti i tipi. Ecco, si doveva scegliere tutti i tipi. Ciancimino, qua il dottor Bosco mi ha detto una parola che io finalmente ho capito bene, perché mi ero un po' perso in questa vostra discussione, devo dire la verità. Il dottor Bosco ha detto, lo vuole ripetere perché... Capitolati erano state predisposte dai tecnici. Ma siccome gli amministratori un giorno parlavano di SPA, un giorno parlavano di municipalizzata, un giorno parlavano di trattativa, un giorno parlavano di altri appalti, io personalmente ho redatto quello dell'illuminazione pubblica che io ritenevo non dovesse avere revisione a prezzi. Quindi
c'erano i capitolati, ma poi man mano che la politica faceva passo avanti si andavano selezionando, quindi non confligge, non c'è conflitto tra le due posizioni. Ecco. Grazie Ciancimino. No, vorrei, scusi, una testimonianza che è importante. Vorrei, posso chiudere con Ciancimino? Sì, sì. Grazie Ciancimino, arrivederla. Ecco, però c'è una testimonianza. La ditta che è stata chiamata, ecco, in causa per un'ora e sì, francamente dicendo così, vorrei cortese, molto brevemente. Primo, è falso che la Lesca Farsura, è falso che la Lesca Farsura abbia avuto l'appalto a trattativa privata. Questo è il contratto d'appalto notarile, sfido qualcuno a leggerlo, leggo le tre parole centrali, appalto, concorso, aggiudicato dalla commissione aggiudicatrice. Primo, più volte affermato da diverse persone, non voglio polemizzare personalmente con questo, è falso che l'abbia ricevuta a trattativa privata. Secondo, la Lesca ha avuto una proroga approvata dalla dal tutto il Consiglio, ha avuto una seconda proroga approvata da tutto il Consiglio, meno quattro missini, con l'astensione dei comunisti, quindi senza l'opposizione dei comunisti, e non capisco come la signora Mafai possa poi, di lì a pochi giorni, lei che aveva contribuito alla proroga per sei mesi, di ulteriori sei mesi del contratto d'appalto, poi fare una denuncia per le continue prove. Successivamente a questo è successa una situazione veramente italiana, la Farsura per un anno ulteriore ha subito ordinanze sindacali, cioè i vari sindaci e poi i commissari, quindi al di fuori delle forze politiche, gli hanno ingiunto di continuare a lavorare, e se non l'avesse fatto, e ho qui le delibere e le ordinanze, se non l'avesse fatto sarebbe incorsa nei rigori di legge per inosservanza delle ordinanze sindacali. Aggiungo che l'ha fatto senza nemmeno avere il diritto di negoziare prima il compenso, tant'è vero che il Comune di Palermo sta pagando fior di decine di miliardi perché allora non ha preventivamente concordato questa cosa. Questa situazione è durata due anni dopo la scadenza di un contratto d'appalto che durava 9 anni. E io sono esterrefatto da ascoltatore che mi si possa dire che in 2 anni non si è riusciti a tutta la giunta, perché c'era un consenso, è stato ampiamente detto, eccetera, non siano potuti fare i contratti d'appalto. È una situazione italiana in cui l'azienda ci è andata di mezzo. Prima, mi perdoni. Siamo di Palermo. Seconda cosa. Che dice Bosco. È palermitano, non è italiano. No, è palermitano, non è italiano. Seconda cosa, qua si doveva ridurre il potere economico sulla città frazionando gli appalti. Perfetto. Questo era il dramma di Palermo. I politici erano lì intenti fino a quando la nuova cultura della riduzione del potere economico delle mani sulla città. Lei ha già parlato 3 volte, mi perdoni. Aspetti, lo faccio finire. Quando sono stati frazionati partì la politica degli appalti. Ecco. Ma prima erano tutto bloccato. Seconda questione, scioperi. Gli scioperi sono stati fatti dai dipendenti della Lesca Farsura, sono stati fatti poche settimane fa dai dipendenti della COSI, e via dicendo, quindi non è stata una strumentalizzazione, non lo era allora, come non è adesso. Non l'ha detto nessuno. No, veramente è stato detto pronto? In due circostanze. Pronto, buonasera, dottore Amici. Sì, è vero. Io sono un cugino del Sanaco, sto telefonando da Palermo. Sì, purtroppo telefona su una linea che non funziona tanto bene e sentiamo con difficoltà. Si sente bene ora? Maledizione, no. Facciamo una cosa, lui la richiamiamo, così forse si sente meglio, così Merz finisce. Posso terminare? Sì, la rapidamente Merz, sono le 11:05. Ho occupato 2 minuti. Ne ha occupati 8, ma insomma. Le mappe. Il tempo vola. Le mappe non sono state fornite perché non era previsto nel contratto d'appalto che ho qui, tiratemelo fuori. Signora, abbia pazienza, il diritto e le opinioni che voi preparate nei comizi sono cose diverse. Chi ha redatto questo contratto non ha chiesto alla Farsura di consegnarlo, altrimenti, visto che avete fatto 7 cause, avreste avuto queste mappe. Questa è la verità. Poi se vogliamo illazionare sul perché gli amministratori non l'hanno fatto è un'altra cosa. E poi, signori, una cosa che io ritengo scandalosa. Tutta questa lunga storia mi sembra sia stata vissuta da personaggi in cerca d'autore. Non sembra che si tratti degli stessi personaggi, alcuni dei quali siedono anche qui, non mi sembra che si tratti delle stesse forze politiche che governano la città da illis temporibus.
Cioè, improvvisamente appare un signore che si chiama Insalaco e lui ha il potere di fare tutto. Poi scompare, appare Orlando e vi dicendo, come se qualcuno volesse farci credere veramente che un singolo signore abbia tenuto fermi gli appalti per 2 mesi, per 3 mesi e via dicendo. E poi mi permetto di dare un piccolissimo... Dopo questa telefonata. Sì. Pronto? Sono di nuovo io. Ecco. Sono il cugino di Insalaco. Ah, ecco, buonasera. Ecco, dottore Augias, io ho seguito la trasmissione fin dall'inizio. Volevo fare, diciamo, degli appunti. Muovere degli appunti. Li muova. Sì, sì, sì. Mio cugino, diciamo una cosa... In pratica io penso che questa trasmissione sia stata fatta di più per cercare di scoprire chi possa averlo ucciso e a che punto sono le indagini, perché si sono fermate, perché non hanno fatto l'esame del DNA per esempio sui capelli, oppure cercare veramente di scoprire chi è stata la mano a colpirlo. Comunque non era questo il punto. Il punto è che su una persona che non si può difendere... ho notato proprio una cosa, che tanti amici di partito, che mio cugino ne aveva moltissimi, tanti, lo hanno lasciato solo, mio cugino è rimasto senza soldi. Questo succedeva già in vita, come ricordava Galluzzo all'inizio di questo programma. Sì, sì, però io mi sono accorto di una cosa, che l'onorevole Gunnella, quando parla di quel discorso, quando si sono trovati assieme lì, quella mostra di pittura, lui con mio cugino ci ha parlato. Non è che sono rimasti pure un pochettino in disparte a parlare, non è vero quando lui ha detto che non ha parlato, questo per dovere di cronaca. Quindi non è vero che l'onorevole Gunnella dice che non ha detto quella frase a mio cugino. Io penso che l'abbia detto, solo che mio cugino non c'è più e quindi non si può difendere. Però lui lo sa se l'ha detto oppure no. Lasciamo perdere questo. Adesso Gunnella le risponde, aspetti, vediamo Gunnella, risponda su questo. Questo signore non so chi sia, dice che il cugino di Insalaco non era presente per niente alla tavolozza a quell'inaugurazione, quindi qualsiasi cosa dica è sbagliato. L'affermazione fatta e viene da me precisamente smentita perché non esiste mai questo, e ho detto anche le motivazioni perché non esiste. E vorrei aggiungere qualche altra cosa, da che ci sono. Che quanto detto dall'onorevole De Luca mi trova consenziente, perché c'era la tendenza a far sì che Buono Insalaco tentasse un nuovo momento politico e volesse evitare nel modo più assoluto che potesse cadere da sindaco su una incriminazione. Questo era il dato di fatto, e allora posso aggiungere quasi la mia testimonianza. Allora, rispetto a questo, che è molto ma molto importante, lui successivamente, perché si possa dire le cose come stanno, fin anche nel momento in cui uscì fuori dalla Democrazia Cristiana, chiese adesione a vari partiti, fra cui anche il mio partito, per 2 volte. E io risposi che non c'erano le condizioni perché potesse aderire al Partito Repubblicano, pur avendo, diciamo sì, dei rapporti buoni che sono stati confermati da una lettera che mi è stata inviata dallo stesso Insalaco. Quindi dobbiamo dire che quanto affermato da questo signore che telefona, dal cugino che telefona, è totalmente privo di fondamento. La sua parola veramente, diciamo così, mi sorprende. Ecco. Dottore Auges, comunque io devo dire questo, che io con mio cugino ero in ottimissimi rapporti, e quindi mio cugino, diciamo, si lamentava con me che proprio gli amici suoi di partito, cioè i suoi più vicini, cari amici di partito, sì, lo hanno completamente abbandonato. Lo hanno abbandonato semplicemente per una cosa, perché a prescindere dal discorso se lui abbia sbagliato o meno, e chi non ha peccato scaglia la prima pietra, perché tutti i politici sanno se hanno peccato oppure no. Perché la politica... Va bene, lasci stare la politica. Allora, a prescindere da questo... Allora voglio dire questo. Cioè che lei, dottore Augias, siccome questa trasmissione è nata anche per un altro discorso, oltre che per commemorare un defunto, diciamo in questo modo, perché io fino a questo momento, escluso la signora Mafai, che ripeto, l'ha un po' difeso, perché lo sanno in consiglio comunale se mio cugino lottava per la città di Palermo e non si è arricchito come si sono arricchiti tanti politici, perché mio cugino all'ultimo, va bene, non aveva più nulla, e difatti si è ridotto a fare il rigattiere per tirare avanti. Quindi finiamola una volta per tutte. Buonasera. Grazie tante.
Signori, scusate, Merz, lei ha difeso la Lesca, guardi, siamo convinti che Cassina sarà beatificato post mortem tra mille due anni. E mezzo. Non è paritario. Sarà beatificato. Guardi, ha fatto, ha adempiuto al suo dovere in maniera egregia. Sì, però volevo una piccola conclusione, perché io sì, ho piccola, però. Molto piccola, piccola. Molto piccola, ho guardato l'orologio. Dai, dai. Io ho ascoltato con molta attenzione la ricostruzione perché, come sanno i telespettatori, noi tutti quelli che stanno qui l'hanno vista così come è apparsa a loro. E francamente, con una certa abitudine a ricostruire per vestire i fatti della realtà, vorrei dire che mi sembra assolutamente improbabile questa figura, cito solo le cose dette dai testimoni, che di un soggetto nato nel segno della politica con la terza media e avete fatto solo questo, assunto in banca per essere distaccato presso la sede di persona probabilmente non da mettere lì, persona che ha false tessere a quanto pare i servizi segreti, rinsavisce per 90 giorni, mi perdono, voi l'avete detto, rinsavisce per 90 giorni quando è sindaco del comune di Palermo, poi nei suoi confronti vengono mossi una serie di procedimenti penali. Tutto questo a che porta? Minaccia. Le spiego subito. La conclusione è che non è attendibile la connessione fra gli appalti e lui, perché questo signore è stato sindaco per 90 giorni, è stato ucciso 2 anni dopo, e non so perché nessuno l'ha detto qui, 2 a 3 anni dopo le sue vicende di sindaco, quando politicamente era finito, come hanno detto tutti. E allora spiegatemi come, logicamente, lo dico da telespettatore, non da conoscitore, spiegatemi come c'è una connessione fra gli appalti e questo, 3 anni dopo grazie. La sua fine politica. Grazie, avvocato. Signori, dottor Bosco, scusate, sono le 11 e quasi un quarto. Tutti. Sono le 11 e quasi un quarto, dobbiamo chiudere questo programma. Lei, grazie, avvocato Merz, credo che proprio sia stato lucidissimo. C'è, mi consente una battuta? Chi c'è poi, che doveva... Io poi la vorrei dire. Io dico. Allora, facciamo, guardate, un rapidissimo giro finale. Rapidissimo giro finale, Bosco. Io ricordo in Insalaco proprio come una dichiarazione di voto, come una meteora di mezz'agosto caduta nel cielo di una notte già opaca. Stop. Cocilò. Ma guardi, io sarò ancora più telegrafico, fra l'altro spiazzato sul piano della conoscenza. Lei prima poneva una domanda, cosa può aver portato alla morte? Poi l'80% della nostra trasmissione si è svolta sostanzialmente invece sulla vicenda degli appalti. Che si possa poi pensare implicitamente ciò che non si dice esplicitamente, secondo me è sbagliato. Anch'io, se devo proprio dare un voto d'opinione personalissima e quindi discutibilissima, credo che questo assassinio avvenuto 3 anni e mezzo dopo quella vicenda, la sindacatura, sia molto più da ricondurre alla complessità del personaggio che non alla specifica vicenda degli appalti. Merz, lei la salto perché ha appena finito di parlare con Gonnello. Ritengo che l'affermazione fatta da Cocilovo sia condivisibile, perché non vedo possibilità di queste connessioni. Comunque non sta a noi dirlo, perché vorrei ricordare che c'è ancora un'istruttoria sommaria in corso e che non credo che vorremmo noi poterci sostituire a giudici, però vorrei qui confermare che è molto difficile, diciamo così, in base alle carte esistenti, determinare questo tipo di connessione. Troppo tempo. Anche distante. Lei condivide questa tesi. Andò? Mi pare che innanzitutto i magistrati stanno ancora approfondendo il memoriale, cioè stanno cercando tutta una serie di riscontri, e questo lavoro non si è chiuso. Con riferimento poi al quesito che lei poneva, io credo che bisognerebbe rileggere con molta attenzione l'ordinanza di rinvio a giudizio, quella dell'87, se non sbaglio, del giudice Caponnetto, che tenta anche alla ricostruzione, tenta di fare una storia personale dell'uomo. E potrebbe sembrare quella ricostruzione, se non venisse da un magistrato come Caponnetto, a tinte troppo fosche. E allora, mettendo insieme queste cose, che cosa si può pensare? Io credo si può pensare a questo: probabilmente ha cercato davvero di liberarsi da una serie di lacci e laccioli che avevano caratterizzato la propria vita, e questo non è facile farlo. Io credo che quando si sono accettate condizionamenti e complicità di un certo tipo, è molto difficile potersene liberare dall'oggi al domani. Grazie. Mafai. Per me è giusta la definizione del commissario Montalbano. Secondo me è un delitto politico mafioso. Basta così.
un uomo che in fondo era cresciuto all'ombra di Restivo, di uno dei più importanti uomini della Democrazia Cristiana siciliana, presidente della regione siciliana per 5 anni, poi ministro degli interni. Adesso sembra quasi che sia un uomo senza tessera, uno sconosciuto per la Democrazia Cristiana, ma questo è nato, è stato allevato nella DC, che poi nella DC potesse essere contemporaneamente dei servizi segreti e collegato con la mafia, dimostra che cos'è la DC in Sicilia o perlomeno a Palermo. Avvocato Riela. Tutto quel che si è detto avrebbe bisogno di risposte molteplici, il tempo non l'abbiamo. Non ce l'abbiamo. Telegraficamente, però, vorrei che si ristabilisse la verità su alcune circostanze. Innanzitutto la sentenza sugli appalti emessa dal Tribunale di Palermo pochi mesi fa riconosce un ruolo positivo, ampiamente positivo, del sindaco Insalaco. Questo l'ha già ricordato nella prima parte. No, parlo della sentenza che condanna alcuni uomini politici ed emessa dal Tribunale di Palermo. Che è la sentenza che conclude la denuncia Mapai. Sì. E conclude l'iniziativa dei consiglieri di opposizione e l'invio degli atti dello stesso Insalaco alla Procura della Repubblica. E lì vi è una definizione di Insalaco certamente diversa da quelle che io ho sentito qui questa sera, in termini molto positivi. Si dice che Insalaco ha resistito a tutte le pressioni che andavano contro la licitazione privata. Primo punto. Secondo punto, Insalaco quando si dimette non è un Insalaco convinto di perire in sede giudiziaria. Insalaco si dimette il 5 agosto, Insalaco il 16 luglio si presenta spontaneamente al pubblico ministero per fornire chiarimenti in merito all'anonimo che era arrivato. Insalaco sarà travolto da questa vicenda soltanto nel febbraio dell'anno successivo. Quindi i tempi non sono assolutamente a conforto della tesi di chi ritiene che Insalaco si sia dimesso da sindaco perché braccato da questa indagine giudiziaria. Ecco, e allora qui abbiamo già due tesi, altre due tesi che si scontrano, la sua e quella di chi invece riteneva come De Luca. E dovremmo poi anche, scusi, aggiungere in ordine a questa vicenda dei servizi segreti, che è noto a Palermo che da componente la segreteria del ministro Restivo venne chiamato, diciamo così, dal ministero, venne assunto dal ministero come dipendente perché potessero essere giustificati i fondi che egli percepiva, le somme che percepiva. È una vicenda. Il ministro è giusto questo qua. Il ministro richiese al SISDE che è l'unico che può assumere senza concorsi in un ministero perché fosse a contratto. Ecco questa. Quindi diciamo è una vicenda che si inquadra nell'epoca e per le funzioni di componente della segreteria del ministro Restivo, cioè, e nulla a che fare con i servizi segreti. Lei sta dicendo che dietro quella tessera non c'è quasi niente. C'è la utilizzazione di un documento che forniva delle piccole comodità e delle piccole agevolazioni anche dopo qualche anno, ma vi è un rapporto di lavoro alla luce del sole che è originato da un rapporto legittimo quale quello di componente della segreteria. Del resto, oggi, se questi sono fatti che si possono facilmente accertare, contratti e rapporti di impiego, per quanto servizi segreti, credo che abbiano una, si possono richiedere. Prima una loro consistenza formale. Abbiamo ricordato che a un'interrogazione di un parlamentare di Riggio il ministro non ha mai risposto. Questo insomma, può darsi che l'avvocato abbia ragione. Infine, però c'è, dottore, anche quel c'è anche quel silenzio che un'ombra la lascia. Non dobbiamo dimenticare che Insalaco era della corrente di Fanfani. Che vuol dire? Quella è un'interrogazione parlamentare? Sì, no, vorrei sottolineare questo qua perché la domanda era posta in termini tali da non offrire risposta, perché è stato posta se fosse dipendente dal Ministero dell'Interno. Comunque, lì rimane questo avvocato. Io ho terminato. L'ultima notazione è questa, che volevo diciamo risponderle alla sua domanda di prima. Lei diceva dichiarazioni di Insalaco infedeli sul piano patrimoniale. Qui si è discusso molto sull'Insalaco, sulla sua attività, sui suoi guadagni. Bisogna ricordare che dopo l'incriminazione per il processo che riguarda il terreno, eccetera, eccetera, Insalaco è stato oggetto di un'indagine patrimoniale e bancaria ad opera della Procura della Repubblica di Palermo che si è conclusa con l'archiviazione. Quindi non è che quest'uomo il non giudice sia stato... Capornetto era di diverso parere su questa ma cosa, il giudice Capornetto si è occupato dell'indagine che porta il nome che noi conosciamo, cioè processo contro Insalaco ed altri, in riferimento al comportamento di Insalaco come commissario dell'istituto dei sordomuti. Poi Insalaco ha subito
numerosi procedimenti che sono conclusi tutti con il suo proscioglimento o con le archiviazioni. Quindi fino a quando non è possibile dire alcunché in modo documentario, io ritengo che dobbiamo prendere atto di una realtà palpitante, che ancorché molto discusso, non si è mai potuto accertare che avesse violato la legge. Onorevole De Luca, dia prova della sua capacità di sintesi. Ma io devo dire che l'avvocato Riele ha dato prova di essere un bravo avvocato, quindi certo ha gettato un po' di sgomento, nel senso che sembrava chiara delle cose, condivise da tutti, e invece l'avvocato Riele l'ha messa in dubbio. Io voglio dire che ogni morte è un mistero, guai se non ci fossero dei misteri. Allora la cosa che ci interessa, certo noi non potevamo riuscire a fare chiarezza sul mistero, però su tutto ciò che ci sta intorno, e questo è importante, il personaggio lo abbiamo individuato. Quello che forse non è, di cui non si è parlato, che andava messo in evidenza, è che qualcuno ha tentato con un cattivo gusto, veramente, ecco questo sì, sgradevole, di presentare questo Enzalaco come un pentito. Cioè a un certo punto quest'uomo che aveva avuto un passato certamente burrascoso o comunque discutibile, improvvisamente si sarebbe pentito. Anche stasera nella trasmissione qua e là è venuta fuori questa sorta di cambiamento, di folgorazione sulla via di Damasco. Io credo che sia anche un fatto di calcolo politico. Certo, ecco, io credo che forse sia più verosimile che si tratti di un calcolo politico. Cioè forse Enzalaco, preoccupato per le vicende giudiziarie pesanti che gli venivano addosso, e non a caso il 16 luglio va dal giudice a rendere l'interrogatorio su un fatto molto grave, in quegli stessi giorni si dimette da sindaco, e quindi cerca delle coperture. Dove le può cercare? In quell'ambiente che sembrava politicamente molto più in grado di dargli quelle coperture, perché è un ambiente che per anni a Palermo ha ritenuto di poter distribuire, come dire, certificazioni. Non abbiamo dubbi. Ecco, e questo probabilmente è apparso come una conversione. Io credo che sia stato di cattivo gusto tentare, prima ancora che queste luci e queste ombre venissero diradate o comunque che splendessero, se erano luci, che qualcuno invece si è messo sulla spalla la bara per utilizzare un cadavere. Questo è molto brutto. E questo è veramente il più grave atto di mancanza di rispetto verso chi muore. Chi muore ha il diritto di avere quantomeno il rispetto che non viene utilizzato questa sua morte, né in un senso né nell'altro. Credo che queste ultime parole dell'onorevole De Luca le possiamo fare nostre tutti quanti, indipendentemente da quello che pensiamo. Senatore Cocco. Ma io penso così, per rispetto ai telespettatori, ancora qui non si è riuscito a capire se è stata la giunta Pucci e la dottoressa Pucci a prendere la decisione politica di passare alla licitazione privata, o se invece questa faccenda era aperta ancora con Bosco. Le può rispondere. È stato chiarito. Quindi chiarito che è stata una decisione politica già presa dalla giunta Pucci, a livello intenzionale e programmatico. A livello intenzionale e programmatico. E poi la Pucci, questo almeno l'abbiamo chiarito. Poi di cui facevo cenno io, poi ha avuto altri problemi. E la decisione politica. Altri problemi. L'atto finale lo farà Orlando. Aveva in sala, per quanto io ricordo, quelle volte, poche volte che ho parlato con lui, mi diceva che la questione degli appalti la considerava già risolta con la decisione presa dalla giunta Pucci. Le dimissioni di Midolo ricordo che fecero un po' saltare tutto il quadro. Allora era capogruppo Curatolo, e per quanto io ricordi Curatolo si comportò sempre con molta correttezza. La decisione da parte di Enzalaco di dimettersi da sindaco l'ha prese senza dire niente a me, che ero il commissario del partito, del suo partito. Però non avevo, insomma, ero in una posizione così un po' commissario, un po' ispettore del segretario. Io allora presi atto di queste dimissioni. Chi era il segretario della Democrazia? Era De Mita. Io allora presi atto di queste dimissioni di Enzalaco, perché avevo in mente poi quel recupero del rapporto e della solidarietà col Partito Socialista e con gli altri partiti di Democrazia Laica, i quali allora mi avevano fatto pure il nome di Orlando, poi
questa ipotesi non è stata, non è passata. Perché il gruppo di Civo contro Orlando? Perché il gruppo di Civo contro Orlando? Io lo dico, non ho nessuna preoccupazione di dirlo. Allora espressi con molta chiarezza la mia critica su questa posizione del gruppo di Civo. Cara senatrice Mafai, io non ho mai nascosto niente. E ho parlato sempre con Orlando, e io mi onorai. Ho parlato sempre con molta chiarezza, quindi io credo che almeno questi punti fermi li possiamo prendere. Scelta politica già presa, volontà di Insaloco di seguire quella scelta. Accordo di tutti, salvo forse qualche voce dissenziente. Dimissioni di Midolo che poi portarono alle dimissioni di Insaloco, dimissioni che Insaloco prese per conto suo, senza nessuna pressione da parte né del partito né del gruppo, e poi bocciatura della candidatura di Orlando e poi anche mia bocciatura perché io lasciai l'incarico di commissario del partito a Palermo. Adesso è sottosegretario e quindi non si può lamentare. Gambino e Galluzzo, vi incombe la cosa di chiudere in minuti tre. Sì, io se posso cominciare, oppure qui stasera abbiamo fatto più il processo a Insalaco che cercare di capire perché è stato ammazzato, questo mi dispiace. Io vorrei ricordare a De Luca, che prima parlava, che di politici dal comportamento poco limpido a Palermo ce ne sono tanti, certo. che però vivono senza problemi e non vengono ammazzati. Mi pare difficile negare che Insalaco abbia avuto problemi col suo partito e con altri partiti sulla questione degli appalti. Ho sentito cose molto strane. Gunnella diceva addirittura di aver rifiutato a Insalaco l'ingresso nel partito. Io vorrei ricordare che in questo momento il Partito Repubblicano in Sicilia ha problemi persino con la sua direzione nazionale, appunto sulla questione della trasparenza. E appunto, ho sentito persino Ciancimino. Per questo abbiamo rifiutato. Oh, sì, però i problemi non dipendono certamente da Insalaco. Ciancimino che addirittura nega di essersi schierato contro Insalaco. Vorrei ricordare che in decine di interviste, quindi non solo nel memoriale, Insalaco dice a più riprese di avere come suoi più forti nemici Ciancimino e Lima. Vorrei far notare una cosa importantissima che ha detto prima il giudice Caponnetto, che appunto è un giudice, il quale dice che le prove della collusione con ambienti mafiosi di Insalaco sono nel fatto che Insalaco gli dice che a Palermo non si può essere sindaci se non la vogliono Ciancimino e Lima. Ora Ciancimino è un personaggio già, come dire, screditato. Salvo Lima in questo momento è, come dire, uno dei padroni della DC siciliana, perché è il referente siciliano del Presidente del Consiglio Andreotti. E allora io vorrei chiedere... Sì. I rapporti tra Insalaco e la mafia indicate da Caponnetto, se lei l'ha letta, la sentenza ordinanza che io ho letto, sono tutt'altre, sono molto documentate, ma non sono queste. Gambino si riferisce a una frase un'intervista di Caponnetto. Caponnetto ha detto ben altre, ben altre cose di grande rilevanza, compresa quella che ha detta prima Galluzzo. L'ha detta nell'intervista prima ed era molto chiara. Ora io vorrei chiedere a Coco... è facile mettere sotto processo Gambino, non chiediamo niente a nessuno, vabbè. Però per favore, perché io non ho messo sotto processo, non è corretto, non possiamo, va bene, non questa domanda vorrei rispondere un minuto, un po' di pazienza. Allora vorrei fare la domanda, sì. Come mai il problema Lima non viene posto con forza dalla Democrazia Cristiana siciliana, quando c'è un magistrato come Caponnetto, mi chiedo serio, e come si discute da molti anni di questa questione Lima, come mai la DC non se ne occupa? È stata ammissione di... Sì, ma questo senta, non è io, un'altra trasmissione. Veramente, Gambino, io posso anche apprezzare la domanda, ma non è la sede. Coco, non è la sede per porre questa domanda. Io però devo dire che, siccome io parlavo con tutti, Lima mai mi disse nulla in negativo nei confronti di Insalaco e non era neppure dell'opinione che Insalaco si dovesse dimettere, almeno per quello che mi diceva. Vedo che stanno già scorrendo i titoli di coda, ci stanno sfumando. Galuzzo. Io vorrei fare una battuta. Io vorrei ricordare ai politici una cosa, a tutti. Io non lo so, poi Pucci, Insalaco, però c'è un dato storico. Gli appalti a Palermo sono stati spezzati da un prefetto della Repubblica Italiana. Sì.
Non ho altro da aggiungere. In 5 secondi una proposta. No, basta. Merz, Merz, per favore. Sono pronto a confrontare i prezzi di appalto della farsura con i prezzi successivi e dimostreremo che sono lievitati del doppio frazionato. Faremo un altro programma su questo. Sono devo chiudere. Merz, sia la disciplina come gli altri. Ha già detto la sua battuta. C'è un prezzo politico, sociale e morale. Vi devo interrompere. Scusate, Bosco, lei è abituata alla disciplina. Lo sappiamo. Signori, è finito questo programma. Forse non avremo fatto molta chiarezza sulla morte di Insalaco. Sicuramente abbiamo saputo, abbiamo visto nello spaccato che cosa può essere la vita amministrativa e purtroppo anche di cronaca nera in una grande città. Questo non era un processo a Insalaco, come qualcuno ha detto. Era soltanto il ritratto, con le eventuali deformazioni che possono essere venute fuori, il ritratto di un uomo che ha avuto una vita complicata, contraddittoria, difficile e che questa vita ha pagato con una morte violenta. Qualcuno si è chiesto perché non fosse qui la Pucci non era qua, nonostante da noi fosse stata invitata, perché non ha potuto venire. Questo era l'ultimo programma di Telefono Giallo per il 1990, il prossimo ci aspetta l'8 di gennaio dell'anno prossimo, con tanti auguri, buonanotte.